New Game. Allora, sono 5 episodi, perché questa stiamo giocando la versione che è The Serpent Striders, qualcosa del genere, che quindi includeva un quinto episodio. Quindi noi cominciamo dal primo, da City of the Damned. Così, qui possiamo scegliere la difficoltà, che come potete notare è sostanzialmente la versione in inglese maccheronico, in inglese antico maccheronico, di più o meno la stessa roba che diciamo classificava le difficoltà di Doom. Quindi Bring Them to Me, c'è scritto Bring Us Them On It, qualcosa del genere, ok? Quindi più o meno era uno sfottò. Noi giochiamo media, proviamo con media. Proviamo a okay. Media, poi dopo 5 minuti passiamo a ultra easy. È andata così. Com'è? Allora, innanzitutto giochiamo tastiera, il fido control per sparare, la barra spaziatrice per scoprire i segreti e poi c'è l'enter perché... Allora, Heretic aveva un importante twist rispetto alla versione Doom, cioè aveva degli oggetti che potevano essere raccolti e utilizzati, quindi avevamo un inventario di fatto. Quindi sì, diciamo, comunque Doom clone, però comunque con qualche twist, non semplicemente un reskin. Ok, c'è allora cominciamo bene nascondendoci. Sì, c'è un attacco vabbè, sì, però di fatto c'era anche lì. Bene. No, dicevo in generale. Ok, allora, control per sparare, ovviamente lo stesso sistema di Doom, alt per strafare, perché normalmente le freccine mi fanno fare questo movimento così, invece con alt posso fare così e spararli in serie. Ok, questa è la prima arma, l'equivalente della pistola, bene. E la cosa è qui, mi ricordo subito, perché insomma ci ho giochicchiato, come vedete, guardate, c'è questa texture che vedete, ha un colore un po' diverso dall'altra. Prima zona segreta con demonietto. Ok, perché e c'è uno scolapasta. Cioè, no, questo è lo scudo. Ma perché qui ovviamente non hai l'armatura come in Doom, ma hai gli scudi, quindi hai le cose. Abbiamo preso subito una pozione, dovrebbe essere una pozione curativa, perché il gioco è stronzo, non te lo dice cosa hai preso. Vabbè, e quindi se in un dungeon prendi una pozione mica lo sai. No, infatti no. Due pozioni. C'ho poche munizioni, ma il gioco è abbastanza scarso. Dovrebbero droppare queste. Sì, nì, più o meno. Sento poco il volume di gioco, quasi nulla. Allora siamo subito. No. Lo so, ma devo premere Ctrl F10 per sganciare il cursore, quindi sparare per sganciare il cursore. Ok. Perché volendo potremmo giocare anche col mouse, che però muove anche, quindi diventa un po' un macello. Francamente io preferisco giocare con la tastiera. Poi quando giocheranno loro faranno come gli pare. Allora io munizioni qua le ho quasi finite. Scusa? Non c'erano colpi? C'erano colpi? A destra? Ah, qui sono questi. Sotto le colonne. Si nascondono. Perfetto, bravo. Mi sa pure di là, eccoli qua. Ok, si nascondono nell'ombra. Okay, mi ricordavo che almeno a questo punto. Innanzitutto, intanto Franco ci dice che oggi è la prima volta che ti rivede e domani devi andare a Caserta. Fantastico, coincidenze? Vedi? Ecco, io non ci ho mai creduto alle coincidenze, non so voi, ma. Allora usciamo piano piano. Questa cosa che comunque Heretic non è che lo giochiamo come lo giocava il buon Rottenbeat con Doom, che insomma lo sapeva a memoria, lo faceva tutto a Nightmare, eccetera eccetera. Io qualcosina me la ricordo, ma insomma non siamo a quei livelli. Tra l'altro sono contento di aver fatto secco tutti i demonietti fuori. Allora qui mi ricordo che il primo livello comunque era una roba che facevi abbastanza di frequente, specie se eri scarso, se avevi solo la versione shareware come l'avevo io da bambino. E quindi ovviamente lo rigiocavi ancora e ancora. Allora poi ovviamente ci sono le porte, quindi pulsantino, questo scende, esce la chiave gialla che ci serve per aprire il portoncino all'ingresso, come il portoncino d'ingresso di casa. Non era Nightmare, a Ultra Violence, sì, ma lui è giustamente a Rottenbeat, insomma, non si chiamerebbe a Rottenbeat se non fosse così, insomma, il nome viene da lì. Qui, attenzione, in Doom c'erano c'erano sul portone, c'era il simbolo, qui ci sono queste statue, gli dicono che gli serve la chiave gialla. Ora apriamo, c'è subito il secondo tipo di nemico, la mummia. La mummia palestrata. Che esplode, la mummia pompata. Di solito le mummie sono piccoline. Volume del gioco pari a zero. E alzo proprio dal mixer allora. Ok, però sparerò altri colpi a casaccio, scusatemi. Mori. Va bene. Qui lo pompiamo al massimo. Poi apriamo il mixer e lo alziamo dal volume di sistema. Ecco qua. Ah, però poi ci si alza pure a noi. Vabbè, faccio vabbè, così. Non è un problema. No, ho solo paura che ci sia un ritorno. Poi un pochino lo può alzare comunque. Che dite? Va bene così? Fateci sapere. Diteci come sentite. L'abbiamo alzato. Ok, quindi noi proseguiamo. Qui, ovviamente,
essendo un Doom clone, cosa ci sono? Ci sono i trappoloni, amici. Quindi tu qui, in questa visuale, non vedi una sega, però appena superi un trigger, questi qua escono e ti dovrebbero fare il... E da dove escono? No, no, questi escono semplicemente dai lati, dalle fotute pareti sempre. Escono dai lati e semplicemente escono dietro le colonne. Escono tutti i lati. Sì, sì, Gerva è lui, è sempre lui. Ok, tra l'altro io ho, ovviamente dopo anni di shooter moderni, ho il coso di premere R per ricaricare. Ah, qui, corridoio. Attenzione, quella sembra una porta figa. È assolutamente una porta figa, però prima dobbiamo sciaccare il demonietto lì. E attento alle porte. E attento alle porte, perché a volte tu superi dei trigger e loro ti sparano anche. Le porte. Ah, qui tra l'altro si apre subito mummia. Sono dei guanti. Sì, e quelli sono... Doom aveva la motosega. Qui l'arma base sono i guanti del necromante. Quindi con uno... Ah, che bello spicciare così. Questo incantesimo visto. Niente. Semplicemente i guanti del necromante che... Potere illimitato, ma... Potere! Esatto. Illimitato potere! Esatto. E Yashi nel frattempo comincia a fare un po' di vomitino random sulla tastiera, perché dice che comunque, giustamente, questa roba dopo anni gli dà motion sickness. Noi continuiamo ad avanzare nel dungeon, che come vedete qui ha molto più... guardare le nostre facce, adesso sorriderò. Ci prendiamo un po' di munizie, perché schifo non ce fanno. Nel frattempo io sto andando abbastanza benino, ma al primo livello... Se ti viene un rigurgitino, guardami. Che proprio come renderlo. Oddio, subito! A me non è colpa del gioco. Quindi. Ah beh, certo. Ma l'audio va bene, ragazzi? Un po' meglio l'audio? Non so perché è così basso di normanza, dobbiamo tenerlo molto basso, altrimenti spara. Continua ad ascoltarvi solamente. Ah, no, gli dà fastidio, ok. I guanti dell'afroamericano mante, bravissimo. Citazione di Leo Ortolani. Opla, esplode anche questa mummia e perde anche così. Mummie. Sono le prime mummie palestrate toste veramente che vedo. La cosa buona della wand è che comunque dà un minimo di stun lock quando spari e quindi riesci tipo a spingerli. Porca puttana, è il primo colpo che prendo nel gioco. No, Antonio, che scarso. Lato del gioco si percepisce. Alza stecca, Antonio, alza stecca. Vabbè, apri tutto, smarmella. Oh, ma ci sono uno. Non è vero. Va bene, ci riproviamo. Ci ha guardato. Allora, apri tutto, smarmella, dai, smarmella. Va bene così? Cosa? No, beh. No, qui abbasso solo il volume delle casse. Sì. Alziamo un po', se no non lo sentiamo noi. Vabbè, scusateci. Un po' di tweaking tecnico. Va bene, allora qui io mi ricordo il primo livello aveva solo due aree segrete, quindi ora abbiamo sostanzialmente... E ciò. Mo, sì, c'è anche questo. Sì, ma questo non è un'area segreta. No, questa è altro. I tiri all'arrow. Quindi abbiamo già preso le munizioni per la prossima arma. Che non è la crossbow. I tiri al crossbow. Sì. Ovviamente mi sono girato dal lato sbagliato. E vaffancuore. Vabbè, quella è una questione che la vita. Comunque la vita? Lì c'è l'arma. Però questa roba io mi fido poco. Perché comunque. Ridono. Ok, Ithirial Crossbow. L'Ithirial Crossbow è abbastanza forte. Tra l'altro, la cosa buona dell'Ithirial è che infatti è utilizzata sempre nelle speedrun. È che non fa malissimissimo, ma ha un knockback. Quindi in pratica spinge il nemico indietro. Questo qui, il librone Tome of Power, che è sostanzialmente credo una roba che ti dà più, diciamo, potere. Ti fa fare più danni, potere illimitato potere. Gli sparo così a bruciapelo. È un cannone. No, che spara tre frecce, no? Sì, ne spara tre. Ne prendi tutte e tre. La riapriamo e qui siamo tornati nell'area di prima. Ok, quindi dobbiamo salire. Ma l'audio va bene adesso? Si continua a percepire, ancora basso. No, questo è un messaggio vecchio. Questo era un messaggio vecchio, ok, sono ammutoliti al momento. Ok, qua. Che succede? Che sei troppo bam! No, niente. La serve la chiave. Lì, no, bisogna tipo, c'è un meccanismo da qualche parte. Forse però. Minchia, quelli lì, morti shottati subito, il demonietto no. Perché li ha preso quei tre colpi. Questo sia vero. Sì. Voilà. Ma questo è da dove vengo, quindi risaliamo qui. Andiamo sopra. Di qua dovevi andare insieme.
No, perché qui poi si ritorna. Aspetta, c'era un altro punto. Aspetta, per però tirare. Lì c'è un'area. Ma lì si ritorna giù sostanzialmente. Si ritorna giù? Sì, sì. Yes. Si ritorna nella porticina sì, sì, che sì, abbiamo visto noi. Però qui forse. Ah, ecco qua. Okay. Perfetto, ci eravamo persi questa chiave. Questo ci apre le porte della percezione. Dove? Il gerbe si percepisce un po' meglio. No, dai, seriamente. Vabbè, dovete affinare i vostri sensi. Possiamo alzare di più se serve. Sì, se serve, alziamo un altro pochetto. Poi mi sfondate la scheda video. Audio, anzi. Boba Fett, esordio. Due, no, tre. Ciao, Brema. Ok. Ok, qui. Qui si sale. Qui si sale. Si parte la scala che era una figata inumana. E subito abbiamo il terzo nemico del gioco. E sono questi cosi che lanciano le asce. Sono i cavalieri. Come? Sottosti. Sì, sì, sottostarielli. Sono i cavalieri che lanciano le asce. Vedere il crossbow non te l'hanno dato così, eh. Sì. Questa è la fine del livello. Quindi lo stesso principio sostanzialmente di Wolfenstein e Doom. Quindi bisogna arrivare alla fine e premere il pulsantone. C'era No, credo di no. Forse ci sono altri nemici. Infatti, ah, già ancora. Abbiamo perso un item e abbiamo perso un secret. Va bene così. Ok. Ma niente. È finita. Tommino dice un erotic. Erotic. È un gioco della mia infanzia e anche della mia. Ok, quindi abbiamo The Dungeons. Ok, quindi noi facciamo un salvino simpatico che comunque mantiene lo stesso sistema di due. Quindi facciamo per mantenere la cosa. Facciamo un bel ASD. Ok, quindi cambia la musichetta, sta roba. Vogliamo. Ditemi voi quando volete switchare. Io... Fai. Ai. Porca puttana, e subito il gioco si incazza. Vabbè, quella prima era per far vedere che eri bravo, adesso ti sfidiamo. Allora qui questa roba si alza. Si gerba che erotica è più un gioco per l'adolescenza. Sì, sì, ma anche, ma quello è un gioco per sempre, no? Cioè, insomma. Ah, qui questa me la ricordo, era un trappolozzo. È una piattaforma che va su e giù, si sblocca, va su e giù. E quindi bisogna evitarlo. Neurotic quello sempre nella vita, specialmente quando inizi a faticare. Ah, come Doom, ovviamente mantiene lo stesso sistema, quindi c'è l'auto aim. Per i nemici posti in alto, perché ricordiamo, in tutti i Doom Clone sostanzialmente il gioco è un finto 3D. Nel senso in cui in realtà le mappe sono totalmente in 2D, cioè non ci può essere una stanza sopra un'altra. E quindi questo era sia un artificio tecnico per rendere possibile il 3D su roba che sostanzialmente faceva da calcolatrice grande, come poteva essere un 386. Sostanzialmente era una grossa calcolatrice. Ma una grossa calcolatrice. Esatto. Ciao MXX, quanti ricordi. E quindi in pratica era un modo per loro per semplificare tutto. E poi, siccome ovviamente non era molto diffuso il sistema col mouse e quant'altro, era un modo per evitare che bisognasse mirare in alto. Quindi, insomma, di default lui sparava al nemico, bastava essere in linea di tiro. E va bene così. Ed eliminava i camperoni da COD. E anche, allora, quindi qua abbiamo una porta verde. Allora, poi l'altra cosa che facevo io sempre da bambino era la seguente: mi mettevo sui muri e premevo barra spaziatrice. Per sgamare le porte. No, questa era sempre, cioè proprio quando stavi nel panico totale, che non capivi un cazzo, ti mettevi proprio qui. Proprio che ti fa vedere bene, come se che sei tu che in realtà che strusci la testa sui muri. Sì, strusci la testa sui muri e vedi. Apriamo questa, doppia porta. Il dito l'ho riattaccato, sì, Daniele no. Però comincia a essere pericoloso. Ecco qua, infatti. Caccio, l'hai liberato, era chiuso tra mille porte. Dai, facciamo così, switchiamo. Sboom! Ma le armi fanno diverse in base al tipo di nemico. Ah, cago! No, sono i nemici da avere più o meno HP, credo. Allora, qui c'era la trappola. Ok, non mi ricordo però a cosa bisognava sparare a fesse, sorda. Okay. Scusatemi, amici. C'era una roba nel muro. Sono sempre troppo lento a strafare, perché qui è tutto strafing, giustamente. Ma se entri dentro? No, è fatta. Ah, mi ricordo che bisognava sparare alla parete in questo punto. Cioè, non dico di essere un esperto di Heretic, ma diciamo che le mie belle giornatine ce l'ho buttate. Come facevano il filtro 3D? Beh, erano. Sostanzialmente erano delle. Era un 2D tutto azzeccato con la colla. C'erano proiezioni, no? Eh sì, erano tutte robe 2D, quindi non c'erano veri e propri modelli. Erano. Come dire. Unita Yellow Key, quindi ci facciamo nel mazzo.
Così, sì, così facevano il finto 3D. Sì, sostanzialmente non era un vero e proprio motore grafico 3D. Sì, Strife era un altro, era un altro Doom clone. Quindi no, dovevo salire lì sopra, non so perché sono tornato di qui. Infatti, lo so, ma mi, no, mi volevo... A me mi piaceva tantissimo trovare i segreti, capito? Quindi devo fare un giretto. Ma, sì, ma diamo un po' di capocciolina. Si può studiare il sorgente? Sì, 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 sì. Tra l'altro c'è una roba tecnicissima di Doom che dirò perché for the sake of it. Allora, praticamente nel... Che succede? Tu hai dei punti nello spazio e vuoi calcolarne le distanze, no? Allora, perché è una roba. Tu hai un vertice di un oggetto e vuoi calcolare quanto è distante dal giocatore. Questa cosa come si fa? Sostanzialmente si fa con un... Col teorema di Pitagora. Ok, lo fai col teorema di Pitagora. E quindi in quel modo. E per fare il teorema di Pitagora ti serve però una roba. E quella roba è la radice quadrata. La radice quadrata in tempi non sospetti non era una roba semplicissima da fare. O no, meglio, anche adesso è un'operazione. È un'operazione tosta da fare, lunga e molto lunga. E quindi loro sostanzialmente dovevano trovare un modo per farla più velocemente. Che anche sacrificando un po' della precisione, cioè anche se non veniva altrettanto preciso. Infatti questo poi è frutto di alcune distorsioni del motore grafico. Fatti cazzi tuoi, scusatemi. Capito, non il motore grafico. Il motore grafico. Fatti cazzi tuoi. Allora qua c'è la torcia. La torcia serve a illuminare gli ambienti, ma qua c'è un trappolone grande quanto la fessa della mamma dell'Imp. Ok. Molto grande, fidati. Ok. E tu che ne sai? Sta. Ma lì si apriva? Sì, lì si apriva, però un terrore fottuto. Quindi mi metto là. Anzi, faccio così. Guarda, proprio con i peggiori pusillanimi. Tanto la cosa buona di Doom è che facciamo un ASDASD e GGVP. Per guardarti strano, devo guardarti così. Ah, qui sbloccavamo una roba che non mi ricordo cos'era. Però che tanto non si può riaprire, sbloccata. La troveremo. Buonasera, non ne ho mezza. Benvenuto. Buonasera, buonasera, buonasera. Quindi che facevano? Si erano inventati sta roba che trovate nel codice sorgente di Doom. Se andate lì, c'è questa funzione che calcola, tra l'altro, l'inverse square root, quindi la radice quadrata inversa. Uno su radice di. Che è fatta con tre righe di codice in cui sostanzialmente lui fa un effetto, una serie di shift. Quindi prende il numero, lo shift a destra e a sinistra, moltiplica per un numero magico. C'è ancora nel codice sorgente il commento di Claw Orb. Queste sono le munizioni dell'arma successiva che prenderemo, che è la Claw... Cazzi, non mi ricordo come si chiama. E... Bello, c'era una chiave? Sì, sì, c'è la chiave di trubarile. Questa era infame perché non te la facevano vedere. Io sempre vivo nel terrore delle trappole. E quindi in pratica loro, se voi andate nel codice sorgente, insomma, tanto per finire la storia, perché oramai ci ha messo 2800 anni a dirla. Che brutto non poter guardare giù. Ecco qua, trappolone senza pietà. Esatto. Quanto siamo di counter? Di è il primo. È il primo. È il primo. La vita, la vita. Che film. Madonna, che male. Perché mi sa che la vuoi distruggere le asce, no? Se gli spari. Forse sì. Io ho una pozza, la uso. Ok. Due ne usate? No, una mi sa che l'avevo usata prima. Ah. Finisci la storia. Niente, in pratica se andate nel codice sorgente c'è il magic number. C'è questo magic number e c'è il commento, quindi, di Carmack, che era sviluppatore. Oh! Dello sviluppatore, che dice magic number don't touch. Che è una roba che, niente, ho sempre trovato molto divertente. Perché insomma, per anni si sono chiesti che minchia faceva sta roba e da dove l'avesse cacciato. In realtà è una roba che, come dire, conoscendo un po' di matematica computazionale, si fa, non è completamente fuori dal mondo. È una roba che si utilizza anche altrove. Si utilizza ancora adesso, tra parentesi. Sì. Perché ora racconto io l'aneddoto. Vai, vai, allora, dai, raccontaci. In fisica delle particelle, e non solo, c'è la necessità di selezionare dei dati, però in tempo reale, mentre la macchina funziona. E questa cosa bisogna farla in poco tempo. Questa cosa si chiama trigger. E immaginatevi che voi scattate una foto ogni 25 nanosecondi. No, vai, vai, finisci. Continua. Una foto ogni 25 nanosecondi. Stai con noi però, Bongi Gabongi. E dovete selezionare in mezzo a queste foto una foto che vi interessa e le altre sono tutte merda, ok? Le dovete buttare. E quindi è necessario che voi siete molto veloci per fare questa cosa. E siccome spesso serve da fare le radici quadrate, e siccome ancora oggi la radice quadrata è comunque una cosa
che porta via del tempo in un computer, si utilizzano ancora adesso le inverse square root approssimate. Ora non so se è lo stesso algoritmo che usavano in Doom, però ho proprio visto pochi mesi fa la presentazione di un mio collega in cui diceva che, non ricordo esattamente i numeri, ma che lui aveva un grandissimo guadagno in performance passando dalla radice quadrata normale a questa radice quadrata approssimata, inverse square root approssimata. E appunto, come si cambiavano gli oggetti? Che oggetti? Adesso. Perché ho la torcia, quindi posso equipaggiare la torcia per vedere. Boh. Con sì, allora spieghiamola un po' a Bungie Gabungie. Allora, che succede, Bungie Gabungie? Noi siamo che non visibo, ci facciamo retro gaming. E fin qui tutto bene. Ora, fin qui ci siamo. Ora, diciamo, ci sono due sezioni di Kenobi Sboch. Una è a Milano, da dove streamano Fabio Kenobi Portolotti e Andrea Bisboch Babic. E noi siamo la filiale. La filiale svizzera, sostanzialmente. Anche se siamo italiani. Ma esatto, la filiale elvetica. Tipicamente streamiamo noi il lunedì. Questa settimana, però, siccome non c'è, questo è un trappolone grande quanto. Ecco qua, casa mia. Però faccio subito il tamarro con la roba cafona, senza pietà. Però, siccome questa settimana Fabio Kenobi Bortolotti è in settimana blanca. Portacci su. Ciao Fabio! Ciao Fabio! E quindi allora niente, streameremo anche domani, faremo Snow Bros. Esatto. 1 e 2 e se avanza tempo vorrei fare Pang, quindi preparatevi. E... no, Pang è su che... No, la cavicchiamo a Pang, asda, io no. Fra un po' ricomincio a sovrascrivere perché mi sono rotto il cazzo. La fine del sì, cerno, e siamo nel quartiere Lucio Rosso di Ginevra. Era in Quick 3, non nel codice di Doom, sei sicuro? Io ricordo che era nel codice di Doom. Ah, ok, va bene. Vabbè, comunque le inverse square root approssimate sono... Sì, in realtà avrebbe senso, perché quello era veramente un motore grafico 3D. Invece questo qui era un robo diverso. Forse Quake 3 è tanto, Forse era Quake. Magari è una roba che si sono portati appresso. Allora, andiamo a sbloccare la porta, visto che ho la chiave gialla. Mi vedete su internet quel pulsante per switchare gli oggetti in Xen? Aspetta. Prendo il mio cellulare che è più potente del 286. Molto. E allora. Abbiamo capito! Dove va? Che male che fa questa merda. Giuseppe dice che Bisbo ci avrebbe detto una bella F rossa dopo tutta quella spiegazione inesatta. Beh, la spiegazione c'era, era solo il contesto. No, era sì il contesto, non cambia la roba. Il problema è che quando dice le cose Bisbo, cioè voi non andate a controllare, ma c'è. Cioè, ma perché lui le sa dire le cazzate? È quello che Antonio che devi imparare. Se vuoi fare... lo so, lo devi so. Dire cose se non vuoi essere intervistato, devi dire cose non verificabili. Cose non verificabili, ma lo sapete che. Cioè, comunque... quando mi dice i nomi di giapponesi che fanno i giochi, ma secondo te qualcuno li può verificare? No! Lo si inventa, lui ha un generatore automatico in testa di nomi giapponesi. È tutto credibile. Fuchushi Yakuyama, è grande, irreprensibile. Però Fujushi, uno dice, ah, ma Fujushi non è strano. Invece, vabbè, Makamoto qualcosa. Sì. Ma lo sapete, il problema, lo sapete che Lello Arena è il più grande collezionista italiano di merchandise di Guerre Stellari? Okay, Lello Arena? Verificate questa, così. Bravo, vedi che migliora. Porca puttana. Avrei premuto Z e poi premere Control Right e Control Left. Z. Ma è uno scherzo? Control destra. No, control e poi destra. No. Ah, ma questo è per l'intera 64, scusa. No, Nintendo 64. PC, cazzo. Porta segreta, ecco questa, me la ricordavo. Antonio, che verso stai facendo? Ho tre di shit, però, se che verso ho fatto? Niente, ecco. Xen Control. È Heretic, non è Xen. Sono un idiota io. Ma quelli dovrebbero commercializzare il ringo... altro che i pupazzetti dei bambini e merchandising. Dovrebbero puntare sulla generazione cresciuta e... Time Bomb of the Ancients. Shift Enter ti dovrebbe ciclare per l'oggetto del montaggio. Ok. Aspetta, fammi secca prima questo stronzo. Yes. Quella! Grande! Quindi se cerco il gioco giusto sulla console giusta... Magari, forse... Vabbè, ma...
V-Show, quando uno dice che una cosa non è vera, deve portare le fonti. Ma poi a chi volete credere? Non è vero, a Bellotto? Non funziona così. Qui sei sulla fiducia. Ma perché non mi lasciate stare? Okay, ok. Stai finendo i colpi. No, dai, li ho presi. Le 13. Sta finendo anche la vita, oltretutto. Abbiamo amicizia al colpo. Minchia, sto malissimo. Le accette fanno male. Le accette delle 6 non fanno le male. Le accette delle 6 non fanno male. Ma sono le 10 di sera. Muore. È solo Bellotta che muore. Allora, lì. Già comincia a picchiare? Questa è una stanza segreta, dai. No, stanza inutile. Una chat di cagacazzi. No, non è vero, vi voglio bene. Però siete dei cagacazzi. Ah, io... Salviamo. Poi porterò una domanda per voi. Ok, che sarebbe? Perché nel mio stare a Manchester, siamo entrati in una libreria. Perché mi ha detto, ah, quella è una libreria strana che c'ha, ma vedete anche un sacco di cose tipo giochi. Io già ero entrato in una libreria. Ok. E c'è un tipo un Trivial Pursuit con però categorie da geek. Che figata. Che è fighissimo, che porterò. Lo facciamo online. L'hai comprato? Minchia, lo facciamo in diretta live. Lo facciamo ma facciamo noi figata. Contro di voi no. Esatto no, però perché no, perché posso usare Wikipedia, a parte che c'è anche così. No, sta roba fa male. E c'è una domanda che è proprio legata molto a questi streamer. Però ci teniamo per la serata. Ma è acido? Sì, è acido. Però è celeste. No, è grigio. E sono anche... È acido magico. Ricordiamo che il buon Vittu è daltonico. È blu quello. Sì, sei daltonico. Leggermente, sì. Non ricordo. Brunblinden. È una cosa che è il 5% della popolazione maschile al mondo. Vabbè, dai, si distingue bene una sorta di cosa di colori. Vabbè, giustamente io non so perché è quello non che arriva tua moglie e ti chiede ma i calzini sono blu e tu dici no cara sono neri ma no sono becini. Esatto. È una cosa che praticamente io non accetto l'esistenza del color pesca perché pescano un sacco di colori. Boom, no, esplodete. E questi qua esplodono però solo se non ci sono scassacazzi davanti perché è un finto 3D. Ecco qua. Ci siamo tolti il pensiero. Ah, là c'è la pressa. Là c'è la morte, perché ci sono le bozioni. Sono blu e oro. Ah, blu e oro. Ma mica, mo posso passare? Ancora questa cosa. La roba che mi ciacca. Vaffanculo, Geronimo! Povero Geronimo. Sei ciacca? Di poco, eh. La di tecnica poco, del kamikaze funziona. Come va la live? Vi sta piacendo? Sentite qualcosa? Stiamo dicendo abbastanza cazzate? Guarda che figata le ombre! Che ti sparo. Mi sparo. Wow. Vabbè, buonasera signora, arrivederla signora. Qualcosa mi dice che devi andare da quella parte invece. Cosa mi dice che devo andare di qui però io. Però comunque... Infatti in chat si trovano amici in comune. Praticamente il Gerba conosce un ragazzo che si fa in veste da tenere e ci scazza il bagno, si resta con i congini e probabilmente si conosce. E adesso è stata verificata. E sto morendo male. Ma ti potevi curare. Beh lo so, sono un mona. Vabbè ma... Hai salvato... Sto super vedere come si può fare. Fai load asd. L'ho salvato qui. Non è così tragica. Tra l'altro così so anche cosa mi aspetta. Queste qui le spariamo da tutta. Ah. Non c'è più l'arma. Bravo. Teniamo in conto. Morte 1. Morte 1. Siamo al secondo livello. Siamo a morte 1 e senza male. Che due. Qui non hai. Tu devi morire. Tutto a posto. Ne spunta uno da qua. Se non erro. Harry. Ah, ecco, vabbè, prima era spuntato. Era venuto prima. Non si era fatti i fatti suoi. Non si era fatti i fatti suoi. Poi c'è un altro là in fondo. Ok. Dopodiché facciamo così. Apriamo. Sparo tutto addosso. Si esplode tutta. Boom. Ok. Riapriamo la porta. Ma quest'arma è vagamente fallica. No, è un pugno con dei corni davanti. E poi faccio banzai di nuovo. Sono i peli della okay. Mano del coso. Ok. Allora, con calma. Salvino. Save game. Facciamo asd. Li cicliamo. Ok, dai. Questa era la mia cosa. Che non sia mai l'ultimo poi. Se no carichi esatto. Se ne metti uno solo. Allora, qui sono. Qui c'era la signora. Qui sono violati i livelli diabetici. Comunque sono violati, cioè che ti violano.
abituarsi allo strafe con alt è una roba che dovrebbe essere vietata dalla convenzione di Ginevra, che è proprio qui. Esatto, meno. Oh. Ma però è più armi pure. Pure. Ok. Ma l'anello che fa? Ci mettiamo. È l'invincibilità. Quello me lo ricordo. Ok. Ok. Mezzo okay. Okay. Più a sinistra. Vedi che sono due sti stronzi, va bene. Sarotto, perché la tastiera cinese? Ma un curino? E 44 di live. Vaffanculo, dai. 69. Vabbè, non racconto l'aneddoto sul supermercato perché non è il caso. Questo mi sa proprio di troppolone violento! E invece no, ok. Fantastico, abbiamo preso la chiave verde, che cioè, sono lì di assunto. Trappoloni in una stanza in cui stavo. Vabbè, mi sono bruciato la cosa un po'. Vabbè, facciamo un salvino al volo, tanto GG pare che si pagano. Ta ta, ok, bravish. A fine gioco vedi del conto. Sono 5 euro a salvino. In franchi svizzeri, però. In franchi svizzeri. Esatto. Sgavaz! Ok, no. Minchia, non sono stato capace. Devo ammazzare però un nemico. Dai, uno di questi lo faccio con il. Con la. Sì! Devi essere molto vicino. Devi essere molto vicino. Però li spappoli sostanzialmente male. Finché loro non spappano te. Tra l'altro poi i progetti sono infiniti, quindi. Ah, è figo. Sì, 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 li proprio li fai. La GVZ, bravissimo. Proprio la GVZ. Ah, questa è l'arma. Ah, no, è finito. Ah, no, perché puoi switchare fra i due. È vero, vero. Puoi switchare fra sì, il bastone. Questa è l'arma figa e quella è l'arma bassa. Qua mi ricordo che c'era. Studio. Penso che questi poveri Yuko sono decimati da un cretino che struscia la sua faccia sulla faccia. Ah! Anni in esperienza alla scuola per dentro. Bravi, Mario. Mamma mia. Grandissimo. Dai, che qualcosa ancora me la ricordo. Sì, sì, è l'equivalente della motosega. Proprio lei. Che poi è un mero reskin, perché ovviamente il codice, il motore è lo stesso sotto. Che cazzo c'è qua? Quello che è? Bungi sì, tendenzialmente solo giochi. Wings of Rat. Popolare. Questi. In un mondo 2D? Wings of Rat. No, sarà boh. Poi ci andiamo a leggere che fanno gli oggetti perché non mi ricordo. No, per scoprire. Ti uccide istantaneamente. Ce n'era uno che ti uccideva istantaneamente. Ah, poi vi devo far vedere l'easter egg dei cheat di Heretic. Ora, prossimo livello, iniziamo e vi faccio vedere. Allora, qui, se non erro, questa roba scendeva, perché infatti riuscite a vedere sopra in alto la... Ecco qua! Udva! Stronzi! Scusate, io faccio rumori inconsulti, perché sono concentrato, sto cercando di giocare bene per una volta, perché... Quindi tu fai questo rumore accanto, invece, quando mi concentro. Tu, no, io. Ti ricordi che ogni tanto meno male che abbiamo il bellotto. Infatti, meno male che gioco. Niente muri. Questo qui li ha, ovviamente. Ok, porticina. Ah, questo ci porta i bastioni sopra. Che erano quelli che si erano nel livello. Nel secondo livello. Che però, se cadi. Sono volatili per diabetici. Se vieni, facciamo una sdasdasd. Ok, allora qui si poteva salire. In qualche modo. Qui ci veniamo. Non c'è alcun modo. Beh, effettivamente. Ecco qua il modo. Sono giochi retro, però qui a noi piace retro. Nel senso. Ecco qua come si faceva. Vedi, devi salire. Di che non bisogna il Vezia. Esatto, il Vetiki. A noi ci piace retro. Esatto. Retro. Ok, allora, va bene. In effetti, qui è più retro. Abbiamo la chiave verde, quindi possiamo scendere giù e aprire la porta verde. Ci schiatti se salti da qua? No, non c'erano i danni da caduta. Doom, è tutto un piano. Cosa è successo, Jackson? Anche due. Jackson! Avevo una conferenza pre-morte, certo. Che cosa è successo? Cosa hai visto? Boom! Belli quei fantasmini che sono. Sì, sì, c'è l'anima di chi... Mamma mia, questo qui è proprio telefonato! Telefonatissimo! Dai, facciamo un ASD X5. Si spegne la luce e sono cazzi da cacare, amici. Ma la torcia? Sboom! Potrei usarla, però perché usare la torcia? Quando puoi vedere così mummie prendere fuoco al largo dei bastioni di Orione e questi stronzi che mi lanciano le asce. Mamma mia, quanto male. Lo so, hai ragione. Sicuri, dottor Bellotta, sicuri, cazzo. Allora,
con calma facciamo shift enter e ci mettiamo le curine. Dopodiché metto l'arma cazzuta. Flashiamo tutti via, stronzi. Insultali, insultali. Sì, cattivo. Io una curetta la butto. Merda. Mamma mia, quanto ti giri lento. C'è Viscio che fa spoiler. Niente spoiler, Viscio. Ok, però non si vede una sega. Mettiamoci una torcia. Boom, e tutto si illumina. Fantastico, però abbiamo la chiave blu. Quindi ora possiamo tornare in Drio. State buoni. Questa è una cassa di munizioni. One crystal, bag of holding. Qua c'è qualcosa. Mamma mia, guarda. Quanta c'era quanta... una bags of nemici. Ok, va bene così. Tanto sì. Sicuramente sì, però dai, forse un po' troppo. Tutto finito di colpi. Con calma, morite quanto sì. Mi pare. Senti, avete scassato la minchia. Ragazzi, non si dice retro, si dice giochi antichi, come hanno detto su Focus Junior, va bene? E se lo dice Focus Junior, ce dovete sta. Oh. Giochi antichi, va bene? Ok, siamo tornati qui, che non mi ricordo assolutamente dov'è. Ah, qui era il passaggino così, vabbè, saliamo sopra, poi scendiamo giù. E bla 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 bla, quindi ora apriamo la porta blu. Tu sei benvenuto nella porta blu. E non mi ricordo però dov'è la porta blu. È in bocca a mamma. Sempre. Sempre lei. Era all'inizio del livello la porta blu. Eh sì. Ma c'è un Zambani, mi spiace. Questo è un shortcut, siamo di nuovo inizio livello. Non era così. Ma dovremmo avere il transcoding stasera. Ah, dovremmo avere il transcoding stasera, sì. Provate, potete abbassare la qualità. La mappa c'è. Eccola qua. Ma c'è la mappa. Certo, però ho preso la scroll, eh. Cioè, nel senso, se no, il cazzo, se non ce l'hai, come Doom, cioè lui te la traccia. Se sei stato nei posti, dove cazzo era la porta blu? Scusate, c'è la mappa. Ah, eccola lì. Minchia. È chiarissima tra l'altro la mappa, eh. Certo, tacci loro. Questa mi sa che era lì. Il primo progetto dell'architetto. Ho fatto qui, c'è un muro così. L'altro bellissimo che la mappa di Doom era fatta nera così. Qua invece hanno fatto proprio la scroll. Vabbè, allora andiamo nel verde qui perché era l'ultima porta che aveva aperto. Quindi occhio e croce. Più o meno se un minimo. Prendi le munizioni. La struttura è coerente. Sì, anche sì, perché ora c'hai il coso holding. Puoi portarne di più. Vero. Ah, qui poi si sciva. È un paese per giochi vecchi. È un paese per giochi vecchi, giochi vetusti, giochi vintage. C'è stata una diatriba. Non ci sono più le mezze stagioni, non ci sono più neanche i giochi della morta. Esatto. Altro ti puoi muovere con la mappa. Ti puoi muovere mentre sei nella mappa. Mentre ti uccidono gli altri. Proprio. Ecco qua, guarda, 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 guarda. Questo è l'unico modo per capirci qualcosa. Esatto. Oppure se volete potete avere una diatriba fra se si no, dice no, ma è partita una cosa bellissima. Diatriba o diatriba, tra l'altro. Beh, diatriba. Ci diatriba? Si può dire diatriba. Una è la versione latina, l'altra è la versione greca. Però la lingua italiana basa sul latino, no? Sì, ma no, sono entrambe. Sto cazzo. Sono entrambe versioni. 50% delle parole hanno origine greca. No, beh, 50% no, è l'evoluzione del latino. E gnagnè. È come se stessi dicendo che disconosci tua nonna. No! Momento. Questa non è la mia. Dove cazzo è la torcia? Di non c'è più perché l'ho usata prima. Di Batman. Quindi invece della torcia hai sto cazzo. Va bene, abbiamo finito il livello. L'ultimo pezzo di merda. Che trolloni che sono. Mamma mia, che simpatici. Okay, items 20 su 23. Hai perso pure i tuoi segreti. Dai, minchia, ho trovato i 5. Che scarso. Dietri ba. Grazie, comunque, cioè, grazie per l'incoraggiamento. Comunque siete veramente delle merde. No, ma noi ti incoraggiamo. Volete fare voi? Vabbè, dai. Allora, però, facciamo così. Io faccio un salvino. Sì.
E scriviamo livello qua. No. E volevo far vedere una cosa. Allora, era l'epoca dei cheat, no? Nei giochi. Quindi uno dei cheat più famosi della storia, almeno per me, era l'immortalità e tutti gli oggetti di Doom. Che erano? No. Il Konami Code, vabbè, ma il Konami Code era, capito, leggendario. E quindi sostanzialmente che fai? Allora, il God Mode di Doom è IDDQD, bisogna scriverlo sulla tastiera, e per avere tutte le armi, tutti gli oggetti e tutti i cazzi e mazzi era IDKFA. Ti ricordi ancora? Certo, ma tu sei scemo, ti pare. Poi c'era ID Clip per camminare, per togliere il clip, c'era ID Clev che era per spostarsi di livello. Quindi insomma c'era un po' sta roba. Ora questi burloni che hanno fatto, no? Dice vabbè, ma questo è un gioco, alla fine è Doom. Quindi proviamo a inserire i codici di Doom all'interno di Heretic. Ok, quindi siamo qui, belli tranquilli per cazzi nostri, il Salvino l'ho fatto, schiamo IDKFA. Dice cheater, you don't deserve web. E ti leva tutto. E ti leva tutto. E puoi ripigliarle, ma ti leva tutto. È peggio se fai... Che spiegata fai a bastoncinate così? Ah sì, a bastoncinate. Se fai IDDQD... Trying to cheat, eh? Now you die. Con tutte le tue carcasse insanguinate. Che cosa vuoi? Esatto. Quindi i giochi c'erano perché gli sviluppatori dovevano debuggare il gioco, molto semplicemente. Okay. Non potevano giocare mille ore. Chi vuole andare? Vado io. Vai tu, Flavio. Che... Sei mio. Allora... I cheat code nascono perché gli sviluppatori devono testare i giochi. Vai, insippati. No, è che dovrei usare la sedia normale, però poi... Allora, contro si spara del trono del così si strefa. Sì, si strefa, si gira, si spara, coinvio, si lancia. Allora, vabbè, attenzione, una a sinistra subito. Dov'è? Me lo ricordavo che spuntava da sopra. Spuntano da sopra. Puoi pure tenere premuto, eh. Spara, è un autofire. Ok. Con barra spaziatrice apri le porte. Soprattutto se vedi delle porte che hanno tipo delle texture disallineate. Oppure dici, ma qua c'è un muro. Qua c'è un muro, diciamo, che sembra un po' strano. Ci vai vicino, premi barra. Al 50% delle volte c'è ingarrato. Sì, oppure cammini con la faccia in faccia al muro, come facevo io. Sì, sì, siamo tutti uno vicino all'altro. Era solo per dividere la chat. Cambiamo il nome a Collateral. No, perché dovrei fare un casino. Che poi che professionale, mamma mia, viscio però. Guarda, te lo giuro, non so perché l'ho fatto. Non gli andà sotto, cioè prendi distanza sì, e... Ma devo un attimo, perché ci ho giocato col mouse. Aspetta, abbiamo Bellotta che gioca, Command 1 che commenta. No, col mouse è troppo scomodo così. Cioè, dovresti giocare con due mani. Però poi diventa scomodo. Qua c'è qualcosa. Bellotta ti ricordavo diverso, così, random. No, quello mi sa che è un robo che poi si abbassa. Ah, no, mi sa che è l'altra arma. Sì, sì, è un altro... Beh, giustamente se uno ha cittato, no? Poi gli devi dare le armi. No, no, ma tu mo ce le hai di nuovo tutte, perché è ancora sì, il salvataggio di prima. Se gli spari in continuazione, loro rimangono in stunlock, non gli andano addosso. Sì, perché però non lo un bucio di culo, devi altare. No, non fuoco alla volta. E metti della un'arma. Ecco qua. Dici che forse era meglio così. Quanto tu devi andare piano. Comunque devi andare piano in rating. Non puoi giocarlo come. Cioè, nel senso, se non lo conosci, devi andare proprio piano piano. Se no ti fanno un bucio di culo come questo, ad esempio. Dici 39. Shift Enter. Non hai premuto Control Enter, credo. Ah no, hai usato direttamente il Tome of Power. Va bene. E ora hai usato un'altra cosa. Sì, quello vabbè, lo so. E questo è il Ring of Invincibility. Che magari. Fatto Alt Enter. Che wow! Full screen. Alt Enter, premi Alt Enter. Shift Enter. Forse adesso. Scusate. Ci siamo di nuovo. Ok. È subito Collateral, amici. Perché lo chiamiamo Collateral. Allora. C'è del panico qui, vedo del panico. Vabbè, ma è il Tome of Power, quindi fai tipo i buchi a terra. Quindi guarda, guarda le frecce che fanno. Altro qui mi ricordo che il codice per sbloccare tutte le armi era Rambo. Rambo! Sì, sì, sì. Ma io da... non lo so, avevo questa passione per i cheat, nel senso che il gioco... Beh, prima... perché ero un ragazzino, dai. Eh sì, ma ragazzino. Il gioco poi me lo giocavo, però capito, era tipo... No, minchia, però i cheat figata. Sì, ciao Bongi Gabongi, torna a trovarci. Ciao.
Ciao caro, buonanotte. Sì, no, questa è la porta finale, ma gli serve la chiave verde. La chiave di questa ceppa. Questa roba forse si abbassa andandoci vicino, no? E questo è il coso che può interagire, no? E invece cioè, SFX. Ciao Ball Street, ciao Paco. Mettete gli effetti sonori. È ancora basso l'audio? No, è perché Paco vuole tipo le interazioni. Ah, in cui scrive SFX e parte. Questo è un trappolone grande quanto due case proprio. Guardalo. Vai indietro, vai indietro. Si sente il rumore della disperazione dei tasti premuti? Sì, ma da bambino era cittone totale. Fino di colpi. Cioè, nel senso, il gioco poi lo facevo, però mi divertivo tantissimo. Cioè, sì, usa un po' di wand. Fatti un po' di giro sui muri a premere barra spaziatrice come un pazzo fottuto. Cioè, era il bello dei Doom Clone. Cioè, nel senso, un'intera infanzia passata a vedere texture da molto vicino. Tengo il premuto, va bene uguale? No, assolutamente no. Oh, perché si è abbassato? Ah, premi barra vicino? No. Sei vicino al muro. Dov'era? Forse c'era un interruttore prima. Qui? C'è un interruttore qua da qualche parte. Sì, guarda lì. No. Devi fare veloce. Ah, migliorerò. È un trigger o no? Aspetta. È solo un trigger con la posizione. Sì. Come si corre? Shift. No, non si corre. Oh, è solo che... Ah, no, è a tempo, è a tempo e basta. Forse l'hai attivato e zitto. Le frecce ti possono essere utili. E Age of Empire senza macchina blu non aveva senso. Sì, la macchinina blu di Age of Empire. No, ragazzi, l'omino con lanciamissile atomico, scusate. Cos'era? E uguale MC2 Trooper. Sì, anche me lo ricordo ancora città. E uguale MC2 Trooper. E veniva il tizio col lanciamissili nucleari che aveva tipo città infinita. Era al 2? All'1 era. All'1 era, sì. Al 2 c'era macchinetta. All'1 pure c'era la macchinetta. Solo che all'1 c'aveva i missili, la macchinetta. Al 2 c'aveva la mitragliatrice. Sì. Vabbè, vai avanti. E dove si va avanti? Sì, comunque i miei codici che ricordo sono quelli. Boom! Poi io mi ricordo i codici di StarCraft. Che era Power Overwhelming per diventare immortale. E non me ne ricordo altri. StarCraft mi ha fatto piangere, ovviamente. Cercare i cheats col 56 gap a consumo level god. Sì, sostanzialmente penso come ho passato gran parte dei miei anni pre-2000. Qua mi fido quanto zero. No, ma così. Sì, strefa. Ti conosco, mascherino. Oh, che belle esplosioni. Questo è un trappolone. No. Altro fa la risata quando prendi l'arma. Sì, era un trappolone da dietro, però. Non ci piacerebbe. Non il trappolone, però. Passerotto, i trainer erano qualcosa di diverso. Che i cheat sono quando la roba è embeddata nel gioco, cioè proprio nella programmazione. I trainer erano robe esterne che ti permettevano di cheatare. Questa porta si è aperta. Vai lì, secondo me c'è una porta segreta. Ma qua? Sì, prova a menarti sui muri. Sì. Partiti che okay. Sui muri. Va bene. Quindi, no, qua è finito perché hai preso l'arma. No, niente, sto cazzo, va bene. Invece i trainer erano una roba esterna. Quindi era perché quello che craccava il gioco poi diceva: ah, minchia, però craccando il gioco ho sgamato che in questa locazione di memoria viene salvata la vita. E quindi posso bloccartela a un determinato valore. Ricordo che... Girati subito. Possiamo spostare la freccetta? Ah, minchia, scusate. E mi ricordo il norma non la prende. Ci stava Caesar 3. Giocone Caesar 3. Due cavalieroni. Più una mummia. Vattene. Si è aperto tutto. Vattene. Quella è l'immortalità, mi pare. Sì, ma strefa. Se no, questi qua non te ne fanno. Cazzo, si strefa. Shadow Sphere. Quindi ora, se premi abbastanza velocemente Shift Enter e premi invio, compaiono i due giganti. Tu hai salvato almeno una volta, vero? No. Ovviamente no. No, niente, perché qui muori e si comincia. Però vabbè, mo lo sai il livello. Quindi ricominci tutto il livello. Cazzo, sì. Salva più spesso. Sì. Perché non c'è più il pulsante per salvare. Allora, mo spunta una roba lì. In realtà c'è la scorciatoia per il salvataggio rapido. Però me la ricordo. Ma non c'è niente che fare. Verifico.
stronzo, ti ho visto che stai là dietro. T'ho visto. V'ho visto. Morite male, morite male. Oh. Bene così. Vai dietro. È un trappolozzo. Anche perché sta finendo i colpazzi. Lo strafe così è scomodissimo. Sì, non ci devi fare testo. Ah, ma ce n'è ancora uno. Caesar 3, sì, sì. Allora, dicevo Caesar 3, e c'era un file di gioco che conteneva tutto sostanzialmente, e che si poteva, era un file di testo però, che si poteva modificare. E in questo file c'erano per esempio tipo gli attributi degli edifici, i costi. Poi Caesar 3 c'era tutta una serie di rotture di cazzo, no? Che tipo, ah, questo edificio è troppo brutto, quindi noi qui non facciamo il palazzo più figo. E un amico avevamo passato un pomeriggio intero, che si trovava su internet a cosa corrispondevano i valori, e avevamo modificato tutto praticamente. Cos'era I Am The Law, Paco? Non mi ricordo. Era GTA? Sì, ti stanno sparando addosso. Sì, quella è una palla di fuoco. Ma questa rossa rossa grande grande. Ti sei saltato un paio di vie prima. No, non mi sa che non viene... Sì, ho uscito il mio. Si puoi fare un salvino ogni tanto quando ci stanno amici comunque, eh? Oh, ho fatto due metri adesso, dai. Salva, che ci metti? No, no, ti dicevo, rinunciare alla... Sì, dai, basta. No, hai premuto ESC, non l'hai salvato, devi premere Enter. No, devi ripremere Enter. Save, premi, ripremi. Ok. Ah. Perché puoi cambiare il nome. Heretic Uccisione 64, che lo sappia, era Hexen. No, quindi prima abbassare quel cesso, altrimenti non puoi fare niente. Quali sono venute? Oh. T'ha schivato. Ah, niente polizia in GTA. Sì, sì, sì. Live long, immortalità, Navarone, tutte le armi. Giustamente i cannoni di Navarone. Navarone, come no? Navarone me lo ricordavo anche Live long. Che da bambino ovviamente era Live long. Perché in inglese che cazzo lo sapevo. Jax ha fatto una battuta pessima, non la sentivo da un po' di anni. Fallo un salvino, una tantum verde. La sentivo da un po', non ti sparare in faccia. Sto cazzo di strafe. Ma tu non ci conta solo se tu corri. Se devo sparare non posso correre, eh. Ciao Bisboch. Ciao. Allora, questa parte, allora, devi entrare qua a sinistra, sì, sì, e ciularti la roba. Guarda, volevo prendermi un po' di vita. Magari ancora un po' di colpi. Dice quanto ho amato sto gioco. Tra l'altro vi vedo male come su 286 grazie a una connessione del mega. No, ma quella è l'esperienza completa di Kenobi Bisboch. Allora, grazie per essere passato. Tanti cuori. Facciamo così. Cuore lì. Cuore da Ginevra per Bisboch. Non posso perché se stacco le mani muoio malissimo. Già muoio se non stacco le mani. Ti manda un cuore con gli occhi. Non lo so. Gli capire. Occhi del cuore. Gli occhi del cuore! Giustamente. E fallo Salvino. Si stai calmo perché poi ti sei usato pozioni random. Perché se premi la seconda volta. Beh, però se vuoi puoi caricare e riavrai la roba. Carica e riavrai la roba per cortesia. Game files. Bravo. Qual era? Asdasd. Bravo. Ok. Perfetto. Questo era un trappolozzo infame, giusto? Allora qui caccia. Sì, quella pozza è proprio il trappolozzo totale globale dell'amore e della morte. Escono dalle fottute pareti. Vai avanti, poi vai indietro, 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 proprio indietro. Vai, 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 spara, 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 spara. Non in faccia. Vabbè, dai, mostro quel dark blue. Così, perfetto. Ok. E poi qua ci sono un po' di munizioni. Che belle pile sia, sì, effettivamente sì. Sì, sta cosa sta illuminazione così. Ma dai, era quello che era proprio. Quello era il terrore, cioè questa roba. Questo, gli occhi questo le luci lampeggianti. Questo penso sia un problema di emulazione. No, sto cazzo. Quando ancora i tuoi occhi erano giovani non ti accorgevi di questa cosa. Sì, come io che passavo l'ora a giocare con il Game Boy, l'ho preso in mano durante la canzone Natale e volevo morire. Heretic 2 è Hexen sostanzialmente, che io sappia. Lo giocheremo.
diciamo, se vi è piaciuta la... Mo qua si apre tutta Sant'Anna, vedi quelle porte lì. Tu fatti indietro, non ti tampi indietro. Tanto finché hai il muro col culo parato, cioè è una santa cosa. Quello ti devi preoccupare quando poi il muro di Torite si apre ed esce altra monnezza. Tipo prima. Tipo prima, esattamente. Salvino? Beh, è brutto bello, però le lungo i palestrate devo dire che sono una bella chicchetta. Dov'è? Sì, ovviamente audio stereo al massimo. Superiore a Doom nella mia mente è solo lì, sì. Probabilmente sì. Ma fighissimo. No, è bello, però diciamo come tutto continua. Mamma mia, il palestrato prende a cazzotti dietro la spalla. Qui c'è proprio il male. Quindi direi il che mame. C'ho pochi colpi. C'hai 20 colpi. Ma lì fatelo un po' la volta. Tempo questo spara. Lo faccio così. Mi sprechi i colpi. Vieni qua. Vieni qua. Non ho fretta, guarda. Sta dietro. Ah no. Oh, cecchinato. Heretic sta al power metal come Doom sta al death metal. Volendo, sì, ci sta. È un paragone abbastanza fitting. Dove era qua il mondo? Sì, qua c'è il mondo. Vattene. Ma tu li fai spawnare. Te ne devi andare. Non andare lì dietro, perché se prendi quella roba si apre un'altra porta. Con calma. Però ti scivolano sotto le mani. Shift enter. Il comodissimo shift enter per cambiare oggetto. Dai, usatela nella pozza. 25 di vita. Ah, la pozza. Volevo fare un salvino. Che dici? Dai, come rapido con questo as. E poi utilizza gli oggetti a casaccio. Troppo lontano, mi sa. Calma. Il problema è che fra troppo lontano si apre tutto, fra no? Troppo lontano è morto, è poca la differenza. Ma se tu vai qui si apre Santa Maria Novella. No, devo prendere la pozione. Se prendo l'oggetto si apre. Sì, se prendi l'oggetto si apre. Non c'è la pozione. No, quelle sono le frecce. Ma queste mi servono più della pozione. Ok. Che ne metteschi? E che faccio? Un bocco e poi scappo? Vedi un attimo, vai piano. Oh, guarda, ti stanno sparando. La Madonna assunta, guarda lì. 7. Io faccio così, Vabbè. Tu l'assisted. Bellotta assisted. Vieni qua, stronzo. Oh. Quanta pusillanimità hai, quanto è frisco, viscio. T'ha detto. Quanta pusillanimità. Viaggio a te, no? Pieno aereo, ti aspettavo, non ti preoccupare. Viscio, io te l'ho detto che devi. Quella roba non suonava benissimo, ma tu premi comunque, clicca tutti i muri. Ma io ho paura che... Niente. No, beh, questa era una classica... No, basta, che cazzo deve spawnare più? Okay. Questa ti schiaccia. Quello era già lì da prima, è solo che non te l'avevi ciecato. Solo che lui pensava che fosse andato giù. Cazzo, era già lì da prima. Io ho visto arrivare delle A qua. Erano in tre, eh. Ma devo andare di là? No. Un casino sta cosa. Beh, era comunque. Vai, cioè, se non lo sai giocare. Cioè, senza, se non lo sai a memoria, devi. Se non ci sai comunque giocare, lo gestisci. No, no. Devi gestire. Comunque li stanno sparando a casaccio proprio. Anch'io. Vabbè. Sei andato. Vabbè, tanto tu le pesa la chiave gialla. Che cazzo hai fatto? Mi metti 800 anni. È una cosa di principio. Va bene. Devi morire male. È un principio che devi morire. Questo è il principio. Morire, sì. Questi qua te li puoi fare? Non lo so. Però aspetta, c'ho qualcos'altro. Vabbè, posso andare con questo. C'è un cazzo. Vabbè, 20 colpi, non mi aiuta niente. È un calcio in culo, però insomma. Ecco, merda. Oh, merda. Togliti quel tomo power da lì che mi fa una paura. Assurda! Boom! Ah, c'è la mitragliatrice. Eh sì. Beh, oh, metti di là la cosa. Questa mi pare che rallenta il tempo. Vabbè, genere. Ma prendo l'oggetto e scateno paura e panico. Ma tanto salva! Sono quelli accanto. Adesso tu hai già. È la bomba! Ti sei ammazzato!
Fai game file load. Ok. Ok. Manco stai attento a questo cazzo di enter. Ho capito, ma mi hai detto mettilo questo, rallenta il tempo. È la bomba. Time of the Ancient, va bene, va bene. Siamo su Wasday. Boom! Subito finiti i colpi. Subito morte. No, uno, ma quasi uno di vita. Uno! Senza pozze. L'hai salvato? Vuoi salvare? Vabbè, c'è un altro salvataggio. Ok, dai. Ma pariamo, vabbè, pariamo. Vito, ti toccano, ti sputano in faccia e sei morto. Vabbè, ma c'ho, che c'ho, tocco preso. Questa è l'invincibilità, se non mi sbaglio. Lungo incarnito e sei morto. No, l'anello è l'invincibilità. Questo qui... Quello ti ammazza, probabilmente. La maschera della morte. Forse è quello che ti ammazza. No, ma no, sarà il tipo il berserk di Doom. Vabbè, qua c'è un po' di curetta, dai. Tac, è a posto. Beh, stai, sei fortissimo. Vabbè, ah, ma hai preso la roba... Che ho preso? Una chiave. La chiave gialla. Sì, ho preso la chiave gialla. Devi scendere, starti accorto, perché comunque... Insomma, sì, tipo, senza armi, senza, cioè, senza le virgole e senza i punti. Vabbè, tu vai, Yana. Allora, c'è lì mia. C'è l'arma. Che però queste si abbassano a casaccio quando dice. Ehi, prendete e prendere l'arma. Cioè, non l'arma, scusami, la Glow War. Sono le munizioni per il cazzotto. Non si può saltare. Per questa? Non si può saltare, ovviamente. Ma scende o devo? No, no, non ti fai danno. No, no, tutto. Pensavo scendessi. Questo qui, mi ricordo, sto livello era praticamente. Oh, 21, vabbè, adesso. Minchia, sei sgravissimo. Attenzione. Questa è la parte dove apri. Eh sì, questa è la chiave gialla. Quindi sono... vedo se c'è qualcos'altro. Sono chezzi. Sentito un rumore. Anzi, ha visto un rumore. Ah, no, è semplicemente la roba che. No, però volevo salvare un attimo indietro. Perché se non metto. Allora. Che qua c'è gente, ma qua non puoi andare. No, fatti un po' di porticine qui. C'erano delle porticine qui? No, non c'erano c'è delle una porte. Una tensione addosso, ragazzi, non ho idea. Cacchina. Vabbè, munizioni. Via, non le butti. Oh, uno. Ah, qui, sei venuto prima? Sono rimasto da fuori, esco dalle fottute pareti. Dammi. Ok, c'è sì, un altro. C'è un altro, ma tu vatti a prendere comunque la torcia. Lo triggeri. Ma Machiavelli entra dalla porta, quello non lo vedi, non lo puoi prendere forse. Comincia a sparare a questo. Sì, io lo posso prendere. Sì, però se devi fare 800 colpi, beh, sti cazzi. Questi, andiamo un po'. Sto prendendo, sì. Sì, con calma, ma... Ok, okay. Morto. Scoppito. E qua dietro c'è roba, quindi forse... Sì, ti piacerebbe. Facile così. Sì, sì. Vuoi farti pure quest'altra parete? Madonna, viscio. Viscio, ma ti ubriaca a qualche parte, cortesia. Ah, oh, lo scudo. Apri. Ok, chissà che cazzo si è aperto mo. Sicuramente una porta qui. Cioè, sicuramente spero. Col cazzo. Non è vero, viscio, ti voglio bene. Nella bisognerà fare tutto il giro. Salvo? Non è vero. Salvo. Forse era dall'altro lato la porta segreta. No, ti salva sempre la posizione con l'ultimo che hai fatto. Dicevi? Forse c'era qua, perché ho visto una texture disallineata, ma forse era solo la... Vedi un po'? C'è la scala qua. Ah, è la scala del merda. Va bene, ok, 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 ok. Sì, perché poi non è che tutte le texture sono... Sì, poi sono tutte perfette allineate queste texture. No? Sì, no, ma vabbè. Anzi, che non ho il texture warping perché è 2D. Esatto. Perché sennò questo sarebbe... Ah, questo l'hai aperto. Non sappiamo che cazzo è aperto, ma sarà qualche roba di qua, credo, no? Forse. Paura. Terrore. Paura? Ok, torno di là. È agghiacciante. Agghiacciante, amici, minchia. Sì, è qualcosa che si è aperto lì perché sono usciti i mob, giustamente. Vieni qua, merda. Io non ci vado di là, eh. Lo so, con calma. Con calma tu spunti. Non l'ho visto. Lui entra dalla porta. Machiavelli, capisce, lo vede qui sopra. Maledictus. Ciao Bisboch. Cazzo di comandi, ciao. Mi spiace per la linea, sparalo. Due. Buona serata. Non può venire qua lui, scusa. Buon Frostbite. Sono da dietro. Dov'è? Dietro di te, ovviamente, perché otto, perché lui 5, sa, perché lui sa, perché 3, lui sa. 2. Buon anno!
Ciao, no, fai lo. Questo è pericolosissimo. Fatto... Ok, sì, no. Cos'ero? Qual era questo? Sì, eri a 16 di vita, sì. Ma io lì non ci vado, guarda. Ho capito, però. Hai aperto qua già la porta? Sì, sì, sì. Hai aperto, che ne so. E minchia, ma come devi fare? Che ne so. Corri. Corri, ragazzo, laggiù. Corri, eccolo là. Vai, buttati nel teletrasporto. Kuchung. Ok. Mo te ne devi annà. C'è qualcuno che comunque ti fa male. Ah sì, c'è lui. È lui. Sei. Un altro. E vabbè. Zero. Però, vabbè, però. Zero cadendo, che è più figo. Sì, però non c'era niente lì sopra. Ma solo il Tom of Power, sti cazzi, non lo prendo. Beh, non lo sai, non puoi sapere, non sei sicuro al 100%. Quello l'ho preso, poi non c'è nient'altro. Ma scusa, la mappa non ce l'ho perché non l'ho presa. Scusa, perché? Ah, no, ma scusa, ancora dobbiamo aprire la porta gialla noi. Uè, subito, attenzione a destra, subito. Attenzione di faccia, subito, subito dappertutto. Sono morto male. Cioè, lui che sta provando a sparare. Lui che provava a sparare con la barra spaziale. Dice: minchia, vai, 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 ce ne sono altri due. Con calma. Guarda che siamo per. Oh, oh, con calma e senza colpi. Un quarto d'ora, amici, siamo senza colpi, senza le virgole, senza i punti. Ok, tutto a posto. Non è successo niente. Ah, bravo, 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 comunque molto bravo. Era una situazione difficile. Ho imparato quella a non premere tre volte. Vai, vai dritto qua. Menate. No, vai dritto che qua sicuramente è un'area tipo del cazzo dove forse c'è qualche power up. E forse ti spuntano i mob alle spalle. Però secondo me qua c'è una porta del... Oh, qui non siamo stati cazzi di trovarne una. Ah, no, perché sono pippa. Allora. Eh no, nel quartiere di Babbage non hanno fibra. No. Ma neanche VDSL de merda. Ma sono diventati più forti pure questi, scusa. Ma può essere, eh? Peccato. Allora, col calma. Pigliati sta via la fiala. Asd per 5, dai. Tanto c'era un esame di informatica che era ASD. Algoritmi e strutture dati. Si chiamava ASD. E invece avevo un esame. Questo fa danno? Sì. Sì, questo fa danno, devi camminarci veloce. Però se ci cammini veloce te ne però fa mi poco. Serve come il pane tutta sta roba. Anche tu spara. Mi serve come il pane. Ma non ci fini dentro, se no. Allora, se no facciamo come a quello. Ovviamente loro non si fanno luce nell'acquetta di merda. Senso. Sì, ma le spari però. È giusto controlla. Ti sapevo io. Via di sta fialetta. Aspetta. Questo è sul pane come il pane. Oh, addirittura 15. Mi resto che cola. Vabbè, ma ha giocato con tante armi e tante cose. Non è molto bene. Bravo. Ecco, arrivo qui. Okay. No, che è livello 3. Calma. Tutto? Le hai mancate tutte, credo. No. Ok. La prendo. Fatti avanti e poi indietro. Ti fa meno di... Ti fa 2 a secondo. Va bene, hai guadagnato 4 vita. Va bene, no, era 16 prima. No, sì, no, no. Con questo, no, no, con questa botta. Ultimo... Dai, spazia tutto qui. Spaziamelo tutto. Te lo devo spaziare tutto? Sono senza finire in acqua, però. Va bene, va bene così, va bene così. Questa no, allora, lì c'è un fatto apposta. Vabbè, che appena lo attiviamo e... si apre tutta Sant'Anna. No, si abbassa questo cazzo qua dietro, forse. No, invece no. Ah, no, si è aperto qui, si è aperto qui. Però qua io so che c'è. C'è lo schifo più totale. 25, sì. 25 sono tante. Carichissimo. Non 10 di vita. Andiamo prima la roba. Come sono sceso a 10? Con quelli che ti tiravano i pacchi di... Stai facendo l'ordine. Teleport. Spazia per trovare le porte segrete. Io spazio, ma... No, era Francesca. Che... Ah, ciao Fra. E mo sono cazzi, amico mio. Ah no, spunti qua. Ok, e quindi sti cazzi. Ah, perché ora hai la porta verde. Ma la porta verde ti fa uscire? Sì, sì, la porta verde è finito di livello, Esco così? No, devi sta calmo. Beh, minchia, che vuoi fare?
Allora devi andare di fronte. Di qua a destra, se non erro. Vabbè, qui non abbiamo trovato una sega in questo livello. Vabbè, ho giocato io, che pretendo. E dov'era la porta? Non questa. Dov'era quella zona del merda sotto? Dove mi stavi a ammazzare prima, dici? Esatto. Qui a destra. Mi hai fatto strippare male. La porta verde è direttamente il punto di uscita. La via per il punto di uscita. Dovevo fare così. Te la rischi? Sì, ma guarda, c'hai raggio zero così. Cioè, raggio zero, tanto la porta se ti cade in testa ti ammazza, ma forse non ti può cadere in testa. Tutti vedo, c'è un altro qua dietro. Anche due, l'ho sentito da destra. Che figli di droga. Corrono dalle fottute pareti. E vieni. Perché ti fa merda? Perché mi fa sprecare i colpi? Dai, esci fuori. Esci fuori. Oh. Boom. Culo, va. No, un po' di vita. E un altro po' di vita. Questo più. Io salverei e poi appiccerei entrambi, però. Uscendo dal mio corpo e avendo molta, molta paura. Si abbassa questo pezzo. Già sono. Già sento gli schiaffi in culo. Scusate, i calci in culo rotanti proprio. Che c'ho qui? Cazzo. È pure invisibile questo. No, non è invisibile, sta nel buio. Ah no, invisibile, è vero. Ah, quindi come in Doom ci sono i nemici. Invisibili! Ma le accettate in faccia proprio come profondo rosso. Wow. Ok. Ci dovrebbe essere della vita. Preso il filo siamo qui, eh. Gli schiaffi in culo anche rendeva. Ma pure l'altra? Ma che te vuoi. Vabbè, sarà aperto e qualche altro cazzo dentro. Dietro. Mi sa che quello attiva tipo l'ascensore, sì, per abbassare questa colonna. Quindi poi devi farlo e correre, 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 correre. Quindi devi premere il pulsante prima, poi correre qua. Comodissimo. Andarti a far schiacciare dalla colonna. Basta che la prendi un attimo al volo e poi quella ti alza. Asd per 5. Perché qua lo so che ora muoio male. Quella! E si esce dal livello! E dietro c'era tipo. Il male di vivere. Vabbè, Secrets 0 su 9, ragazzi. 0 su 2, no, 0 su 2. Items 4 su 9. Vabbè, dai, Danilino, non ci credo. Io sinceramente mi passerei per il dito. Perché si è tolto con la classe. Pensavo fosse il controllo, sto scherzando. Usi l'anima. E non posso andare avanti e indietro. Perché uso. Ah, giusto. Puoi giocare Was the Mouse se vuoi. Che forse è anche più comodo. No, scusa, freccette mouse. Che ha sempre 27 di vita. Vai, vedo. Vado io? Sì, me lo passerei. Dato che ho appena cambiato la cucitura. Hai cambiato la conformazione della mano. No, la cucitura del coso. È comunque. Finally at last. Siamo solo all'inizio, credo. Sì, pare sono 8 livelli il primo episodio. E nel livello per persone normali. Oh raga, male che vada alla fine mettiamo i cheat. Abbiamo tanto parlato di cheat, mettiamo cheat. Diciamo che l'economia delle risorse l'altro anno è andata molto bene. Ora sono questi. Hanno potenziati, okay. Altro qui non puoi schivare i proiettili. Corridoio! Merde! Ma tanto in tutto questo io ho salvato inizio livello? Assolutamente no. Vabbè, avevo salvato io. Poco prima. Salvare adesso, scusa. No. Ricarica, tanto. Ma non abbiamo salvato. Avevo salvato io prima di attivare l'ascensore, dai. Ah, devo farlo. Pare che sono 8 episodi ogni livello. Quanto era? Qual era? Mi sa questo. Assolutamente no. Infine, load. Yes. No, questo. Quello per 5. Vedi se sono già morti tutti? No, questo è prima della prima porta. Ah, no, questo è ancora prima. Allora, torna indietro. Ah, no, no, no. No, sei dentro la porta. No, però vedi, devo ancora aprire la porta. Ok. Sarà quello per 5. E Asd per 5. Dietro? Ah, io devo solo fare il giochetto. Devo solo fare il giochetto della porta.
E Scrupolo guarda dietro se c'è qualcosa quando sali su. No, semplicemente puoi riabbassarti per tornare indietro. E quelle porte là non si aprono? A destra e a sinistra? No. Va bene. Sarebbe stato figo, no? Tipo, mazza, 0 segreti su 2 trovato, bello. Che scazzo, che schifo. Tu sei stato bello. Allora. Poi ovviamente noi questa live ce la siamo preparata tantissimo. Io in tutta sincerità ho avuto il tempo di fare la... rifare la grafica e di... E di merda, porca puttana, e di morite! Le di riposare. Molto importante. Madonna santa, però mi fanno un bucio di culo, sti stronzi. 8-8-8 schiva, grandissimo. Visto io, visto? Visto che non me ce l'ho pure dietro! Dalle fottute pareti! Capito. Dalle fottute finestre. Ti sparano dalle fottute pareti, però. Ti sparano dalle fottute finestre. Minchia, ma è una vitaccia proprio. Qui con il gioco comincia a darti. Livello qua. Schiaffi. Vabbè, poi diciamo che rotanti. Non ti ho lasciato proprio bene. Vabbè, insomma. Minchia, oramai resistono a un colpo di balestra a bruciapelo. No, ma sono potenziati perché è il primo livello. Boh, dovete. Di quanti livelli è composto ogni episodio? 8 più o meno? Sì, pare che sono 8 livelli. Sono 8 livelli. Forse dovremmo usare un po' gli oggetti. Non abbiamo mai usato veramente. Tipo i libri, sta roba qua. Il libro! La bomba, lo invece, ma è tutta roba forte. E poi ce ne abbiamo pochi. Sì, è quel principio per cui te li devi conservare, ma poi non e poi li usi mai. Tu ora vedi, la mappa c'è, ma la sta facendo lui poco alla volta. Vabbè, certo, è come quando nei buoni giochi di ruolo cartacei. Esatto. Invece, se trovi la map, scroll, ti rivela tutta la mappa. È come l'automap di Doom. Lì ci sono degli omini che già vedo. Occhio. Le asce rotanti in culo. Che mi sto beccando. Io faccio così, ma andando con calma. Vaffanculo. E opla. Spera. 20 colpi. 20 colpi. Che non bastano per ucciderlo manco se lo becchi tutte e 20 le volte. Figurati se come lo sparo io. Tu devi da morire. Ok. Tu però hai 35 di vita, che è tantissimo. Minchia, ma rispetto. Sì. Forse. Scusatemi. Mi stava partendo la mosconata o la surgata. La surgata. Anzi, non ho più colpi di niente. Vai di. Limitato potere. Vicino. Limitato potere, scappi, limitato potere. Cos'è limitato potere, scappi? Fulmini indietro. Ma con i fulmini fai male, Cioè, nel senso, se ce n'è più di uno. Perché uno lo stunlocki. Esatto, uno lo stunlocki, ma due infatti ti sparano in culo. Però, uno! Bisogna dirlo perché sennò peschi. Peschi due. Oh! Abbiamo finito. Ah, cacchio, ti si è fatto male dando via capocciata. È dura. Ti ho lasciato un po' male, sì. Mi serve il cheat. Minchia, io metterei magari fra un po', se proprio non ce la fa. Un po' di colpi, magari. Metto i colpi, sì. Metto Rambo, così faccio vedere anche le armi ultra grave. Se c'è il mitra bellissimo. No, non c'è il mitra. Però c'è la staffa della Fenice, una specie di BFG. Staffa della Fenice. Ah, che. È dotata la Fenice, Perché si troppa il back dietro l'angolino, ste merde. Ecco, sucate, bravo. Lo scala è un'attività intensa, esatto. Qui non dobbiamo fare più. Sì, sì, è Rambo. Ah, volete che metto Rambo? Beh, potremmo fare che metto il cheat per le armi, ma non metto il cheat per la vita, che non mi ricordo com'è. Si potrebbe fare così. Che è Ramba. No, è. Carta. Non è divertente. Non è. Altrimenti me lo sarei ricordato. Stronzi. Neanche questi sono divertenti. Però ti ricordi gli stessi. Ma i pacchi non si scordano. I pacchi non si scordano mai. 20 colpi la pistola. Del cazzo. Come? Ma anche della trama questo gioco? O è solo. C'era. C'è una storia leggendaria di mia zia che diceva che quando faceva lezioni. Aspetta. Wow.
Guarda i riflessi, guarda, non so, vaffanculo! Avvicinati. Questo stronzo si c'è. È fritto, è fritto. Direi che onde evitare che sia una roba di una palla proprio inumana. Tutto per colpa mia, ragazzi. Ok, era Quicken, è vero. Differenza di nemici più forti come spassare dei livelli. Sì, mi sa di sì. Dici? Non me ne ero accorto. Io metterei almeno il cittino delle armi. Wow! 200 di armor, da allora, vabbè. Vabbè. Wow. Ma sono illimitati o poi finiscono? Finiscono, però rimetti Rambo e GG. Ma questa cosa sembra cattivissima. Vabbè, però questa non l'abbiamo ancora sbloccata, non lo usare, dai. Fatelo vedere com'è. Facciamo i seri. Questo è come il, l'energy cuts di Doom. È il plasma rifle di Doom. Sì, forse mi piace, merde. Vabbè, dai, usa l'arma che abbiamo usato. E prima. Poi è il bastone della Fenice. No, questo lo voglio vedere. Boom! Ammazza sta Fenice. Ammazza che ammazza. Sì, sì. Poi sono finite. Vabbè. Dai, rimetti armi che abbiamo sbloccato, dai. Dai, facciamo, facciamoci una parvenza di serietà. Alla run, no, è che eravamo messi un po' maluccio. Purtroppo col fatto che... è colpa mia. L'ho lasciato, dai, no, lasciato una... Vabbè, ma insomma hai fatto comunque il terzo livello e da quando cominci a picchiare, effettivamente. Quindi io questo gioco ci ho giocato 10 minuti forse la settimana scorsa. Quando dovresti lavorare. No, stavo male, c'avevo la febbre. Quindi potete pure capire come ci hanno giocato bene. Col mouse! Col mouse, però. C'è il terrore ancora instillato in me stesso. Mm. Su DOSBox, su Linux, oltretutto, ragazzi. Quindi, io... Anche questa ce l'ho. Questa qual è? Questa è il. No, è la. È il... Ah, il. Ah, è il fisting. Merda! Esatto. Il fisting, merda. Io ci tengo qui Doom Clone un come un deficiente, però è. Come vuoi urla, scusa. Non come un deficiente. Sì. Ma quanto è bello quando hai le armi? Senti molto più spavato, più figo. Ma dai, più. Anche se comunque c'hai, cioè, la vita che non è che sono immortale. Però almeno... No, ma la vita si trova abbastanza. Le munizioni erano veramente. Ok, munizioni. Perché non becchiamo mai un cazzo di segreto? Almeno nel livello prima non abbiamo beccato manco uno. Attenzione, dice la chiave. Ma mi sa che. Mi sa che non ci si va così, però. Occhio. Però nel calcolo apposta è il tempo del trigger, in cui uno sta lì a pensare salto e non salto, salto e non salto. Quando è molto più cheater quando hai le armi, certo. Se non sei cheater quando ti sei appena messo il codice per avere brutto. Tutto, non brutto. C'è un ciubicco intrappolato. Ah, qua ce n'era uno sopra, non ricordo. Ah no. Questo. Armi. E qua arriva il mondo, ovviamente. Torcia. Stronzi con le ali. L'idea è che, se ricordo bene, comunque devi fare incetta nei primi due livelli e tenertele. E poi... Ah, sai che nel primo livello mi sa che ci siamo persi uno degli oggetti, quelli che aumentano la capacità di inventario. Può essere. Perché io mi ricordo che l'avevo trovato. Eppure dopo, nell'altro livello dove io ho fatto la merda. Altro urla di suma. Ma minchia, ma basta! Ma la metà basta di voi. La metà. Perché non riesco a formulare parole? Che normalmente direte voi, ma insomma. Perché stai giocando? Sì, comunque guarda quanto sono più potenti i nemici. Tre colpi. Cioè prima uno li shottavi. Sì. Mi sa che fanno anche più male. No, no, ma indubbiamente piuttosto. Ho 100 di vita con... Basta poco che ci vuoi. Attenzione, questo qui è... Coca-Dudri. No. Sempre la scala. Ma porca troia. Appena vedo le texture disallineate subito. Spazio, fatemi. E segretino. Oh oh. Cosa? C'è il tizio. Minchia, che brutta morte che ha fatto. Ma io veramente dovevo soltanto andare. Dai, il TV è qua. Cosa anche c'è scritto? Cocca doodle doo. Cos'è? Non so cos'è, non so a cosa si riferisse il gergo. Penso sia un cheat di... del gioco. Ah, I assume. Usa. Ma nel senso di USA o nel senso di usare... Ah, e... Sì, era tipo quello che ti faceva diventare... Ah, nel senso di USA, imperativo! Ok. Madonna santa, e basta. Allora, ma che fa? Porta gialla, va bene.
Salva prima e usalo poi. Era tipo quello che trasformava in gallina, no, roba del genere. Come lo faccio? Che ci vuole? Salvino. Basta poco. Che ci vuole? Ecco qua. Infatti diventavi la gallina. E c'è qualche attacco? Ma ti attaccano i nemici? Penso pure di sì. Usate il capsule da 50. Gna gna gna. E però voglio trovare un nemico. Non hanno paura di dimensione. Oddio, questa gallina è arrivata fino a qua. Deve essere una gallina potentissima. Ha una gallina potentissima. Il tizio con le armi, le cose, la magia era facile, però. Avete visto il nuovo robo di Dragon Ball? Non ti fa danno. Sta tornando normale. Sì, ah, mi sa che quando muore la gallina torni. Ah, torni normale. Ti ha levato l'armatura. Comunque, qual era? È il secondo. Secondo? Sì. Che cosa di Dragon Ball? È uscito un nuovo gioco, il picchiaduro di Dragon Ball, fighissimo. Ho visto prima lo stream di del buon Pregianza. Che salutiamo, no, sarà che salutiamo, che sarà ancora lì a vedere tutti i personaggi e quant'altro. Sembra tanta roba comunque. Un po' un ritorno a quello che erano i primi picchiaduro su Dragon Ball belli, non quelli che abbiamo giocato noi, quelli per PlayStation 2, Budokai vari. Dici che i nostri erano meno. Oh. Vaffanculo. Dragon Ball Fighter Z, esattamente. Facciamo un ritorno al 2D. Io sento gente dietro. Infatti, minchia l'audio di questo gioco. Minchia, l'audio di questo gioco è tutto. Sì, gli effetti sonori. No, ma nel senso il sì. Posizionamento. Pensa a quello che ha fatto questi effetti sonori, che figo. Ah, ragazzi, per l'epoca questo era un giocone. Sì, sembrava veramente caruccio. Poi vabbè, sono giochi che vanno provati. Con gli amici magari. Così, che li comprano. Con gli amici, no. Non me l'hanno dato da fare recensione in Outcast e quindi va bene così. Ma mi chiamo, dove dobbiamo andare? Allora, qua c'è una chiave gialla, quindi dobbiamo alzare queste piattaforme. Queste piattaforme le alzeranno con qualche col tipo Viagra. Di no. Con qualche tipo di pulsante. Mamma mia, battutoni amici. Allora, vediamo un po' il mappino. Va bene, allora dobbiamo riferimenti sessuati così a caso. Ma te lo prendo la mappina. La mappina. Che la mappina in dialetto terronico è il canovaccio da cucina. Esatto, giusto? È lo straccio. Lo straccio. Però dire tipo ti faccio con mappina, insomma. Sì, ti faccio uno straccio. Ti faccio uno straccio, però puoi chiamare anche uno mappina. Sì, è dire, un'offesa. Sì. Abbastanza. C'era bellissimo un negozio Napoli Mania, vabbè, che tu sicuramente conoscerai. Come no? E c'era bellissimo il bavaglino con scritto chi inquina è una mappina. Ma io ho una chiave. No, manco il cazzo. Sono te le segna nel sì, cosa. Sì. Oh, che è stufato? Oh, che è stufato? Ciao. Ciao, buongiorno. Questo ok, questo ha aperto qualcosa. Apri mostri, forse aziona la leva che tira su e giù la piattaforma. Ma sarebbe bellissimo. Sarebbe una svolta. Oh, lì c'è ancora un tizio. Eh sì, perché prima poi sono stato attaccato da. Dai tizi che hanno. Ancora, ma che cazzo vi lamentate? Ma chi siete? Ma che ti vogliono solo bene? Scusate per l'epilessia. Prenderò quando avrò il prezzo che merita. Quanto scuse? 60-70 euro sì, ovviamente il prezzo. Che... Quella si è alzato qui, ok. Corre! Non ti ha ucciso. Ti fa molto male però. Sì, fa abbastanza. Considerando che avevi tipo avevo 100 di vita in due e schiacci- no, avevi pure tipo 150 di armatura oltre. Porca madonza. Va sì, bene. Ti schiacciate con una porta. Allora. Mettiamoci riprendo un po' di okay. Del taglio della catena che si sposta. Ecco, sotto. Il prezzo che merita. Discussione interessante. Esatto. Quanto ciao Liquid Plumber. Ciao Liquid. Ciao. Quanto è secondo voi il prezzo che merita un videogioco? Ma dipende anche dal videogioco. Il prezzo che merita è una roba tipo Dragon Ball. Cioè non dite 5 euro cioè, no, no, beh, ovvio. Ecco, tipo per esempio un buon picchiaduro 2D da giocare in multiplayer. No, tipo Dragon Ball per esempio. Che sembra essere buono. Supponiamo che sia buono. Secondo voi quanto... Ecco la porta. Facciamo il salvino. C'è la vita. Dov'è la vita? Il muro questo. Grande vita. Quanta vita c'è.
Che simpaticoni. Che simpaticoni. Ecco dove arrivano le urla. Ciao Brema, buonanotte. Buonanotte. Per me un picchiaduro non può costare più di 30-35 euro. Perché proprio i picchiaduro non possono costare più di 30-35 euro? Vabbè, penso per i costi di sviluppo rispetto. Vabbè, in realtà, beh, rispetto a un GDR costa meno svilupparlo, penso. Oddio, non lo so. Oh, ecco quel quarto nemico di gioco. Amici, che sono lo stesso, lo però riskinnato. Lo stesso riskinnato che però spara i proiettili. Che devi da morì. Fichissimo. No, dico, perché proprio i picchiaduro non possono costare, secondo te? Vabbè, perché avevo detto un picchiaduro io. No, dico... No, perché lui diceva, picchiaduro non può costare più, però. Vabbè. Dici, perché non può costare più di 35 euro? Esatto. Ah, ok. Vabbè. Sì, però prima... No, DLC gratuiti. DLC sono il cancro del videogioco, per quanto mi riguarda. Sì. Ma dipende da come sono dipende, fatti. Cioè, nel senso... Sì. Boh, ma non è che voglio. Oggi leggevo una cosa molto interessante su tutte queste cose che possono essere a pagamento sbloccabili. E... Ma quello è diverso. Cioè, allora. No, nel senso. Ovviamente rischi di andare sul pay to win. Però c'è anche l'altra faccia del lato della medaglia che ti rivolge a un pubblico che non ha più il tempo che aveva quando era un ragazzino e quindi poteva stare ore e ore a farmare il farmabile per avere cose, quindi... Sì, ma in molti di quei giochi purtroppo il farming viene introdotto apposta per farti cagare i denari. Cioè io preferisco che mi fai pagare 5 euro un gioco per cellulare e più sinceramente... Vabbè, sì, no, io intendo giochi su console, sul cellulare... Te li danno gratis e fanno su quello. Vabbè, la stessa console è la stessa cosa, te lo vendono a 20 euro invece che 60 e poi ti fanno pagare le transazioni. Per esempio, giochi come Battlefield adesso utilizzano queste cose, ma costano 80 euro. No, vabbè, lì dovete morire male. Capito? Però si possono giocare anche in maniera non legata allo spendimento del denaro. Però chi ha meno più denaro e meno tempo, e non è più un ragazzino che non ha denaro ma ha tempo, vive anche un... partecipa e ha lo stesso colpo. Comincio a perdermi e comincio a schiacciare la barra. Ok. Sì, boh, insomma, è comunque un discorso abbastanza complesso e poi ognuno, cioè purtroppo per fortuna, dà un valore diverso al proprio denaro. Sì, certo. Ball Street dice, vabbè, che giustamente dopo un tot di ore a picchiare uno si buffa anche un po' la pallera, però, cioè, questo poi dipende dai gusti, dipende, cioè, pago, gusti. Ti voglio bene, apprezzo quello che fai, ma insomma io mi abbofferei la pallera a giocare sempre a basket, diciamo, ci sta, non è una critica, è semplicemente che ognuno fa quello che gli pare, insomma, c'è gente che si è comprato Street Fighter 5 quando è uscito, e GG e sta giocando solo a quello da allora. Diciamo che minchia, che palle, vaffanculo sta merda. Sulla carta un picchiaduro è un gioco che, soprattutto se uno ha degli amici con cui giocarlo, offre una buona longevità. Sì. Sulla carta. È ovvio, se mi fate la storia e poi smettete la storia con, cioè, 5 minuti, non so. No, 5 minuti no, però insomma. Mentre magari un gioco action, se dura 20 ore, dura 20 ore, non è che puoi giocare. Uè, Arena! Quello è vero, cioè sono. Il problema è che. C'è la chiave verde là. È più. Aspetta, attento che c'è la chiave dei mortarci loro, guarda quanti ne stanno arrivando. Fiala. Fialetta puzzolè. Che cazzo era? Ah, lo stronzo che è rimasto in vita là sopra. Ce n'era ancora uno là dentro. Sì, abbiamo in filo nel cunicolo GG. Seduto in fila lui. Boom. Ok, vabbè, lo faccio così, guarda. Boom. Un qua arriva direttamente proprio il Sancta Sanctorum. Invece poi ragazzi, no, ma anche io per esempio nella mia vita ho sempre fatto giochi diversi, no, di sport, cioè, ho fatto tutto quelli, macchine sport, e sono giochi stupidi che non ci mettono niente a fare, perché tra l'altro non aggiornano da una edizione all'altra e tu ricompri. Sì, vabbè, mettono solo i giocatori nuovi, il motore grafico, sì, aggiornano ogni tanto un po' cambia, i valori in maniera a volte giusta, a volte discutibile. Però poi il gioco è quello. Ogni 6 anni forse cambia il gioco perché aggiornano qualcosa. Sì, sì. Comunque, quanto riguarda. Quindi ci giochi una vita, però oh, poi. Scusate. Mori. Vedi, quest'arma ha un po' di knockback e quindi viene utilizzata per.
Comunque, rispondendo a... a che cazzo? E beh, per i DLC nei picchiaduro... è beh, vero che... allora, dipende quanti personaggi aggiungono, quanto hai pagato il gioco e quanto ti fanno pagare i DLC. Questo è il primo livello del gioco. No, è però fra quelli là un po' più... cazzuti. Oh! È simpatico come al solito. Suca! E... ma i DLC... allora, per come la vedo io. Un segreto, minchia, un segreto. E ne abbiamo trovati zero. I DLC, vabbè, ne uno è una mappa enorme. Per come la vedo io, i DLC, diciamo, prima cosa non possono aggiungere roba indispensabile per la trama, tipo finali di giochi a caso, che vengono rilasciati per DLC. che era... no, cos'era? Mass Effect 3, però mi pare che quel DLC era gratuito. No, lo fecero gratuito perché la gente si incazzò, forse. No, perché allora c'era un finale ancora più di merda di quello, e loro l'hanno rifatto. Oh, no, aspetta, c'era pure un altro gioco pure. Vabbè. Sì, comunque sono d'accordo che. Mi fai un DLC che aggiunge delle cose. Se è parte della trama, me lo devi dare. Cioè, tu mi dai un gioco al day one, mi dai un gioco al day one e deve essere completo. Sì. Allora, le asce rosse sono esplosive, le asce verdi no. Sono perché lo sto ammazzando così? Che sono un mona. Che sono un mona, amici. Un mona. Ma che esatto. Poi dopodiché, per quanto riguarda gli DLC, dipende tutto da quanto te lo fanno pagare e cosa, che contenuto aggiunge, secondo me. Allora, la roba al day one, DLC al day one è veramente... no, DLC al day one dovete morire male. È un'infamata, cioè, nel senso in cui, vabbè. Poi si può gestire in tanti modi, Chi cazzo mi sta... cioè, tu da dove cazzo esci? Per esempio, scusate. Sta Assetto Corsa, che è un gioco simulatore di guida italiano molto bello, se vi piacciono questi giochi, se non lo conoscete, provatelo. Se avete un volante, però, perché se no è giocabile. E... A GVZ! E... ma chi cazzo? E loro periodicamente rilasciano dei DLC in cui aggiungono abbastanza contenuto a un prezzo tutto sommato ragionevole. Però un gioco di quel tipo ti aggiungono qualche pista, qualche macchina in più. E ci può stare. Hanno anche aggiunto roba anche chi non comprava i DLC ogni tanto. Per cui, secondo me, una cosa del genere ci può stare, no? Se sei un fanatico della Porsche, comunque si alza, cioè il costo per fare i giochi si alza. Questi soldi in qualche modo li devono fare. Esatto. Cioè, ora va. Si deve trovare una via di mezzo. Che macello. Ah, ecco, Prince of Persia era, grazie, non mi ricordavo. Che aveva il finale nel DLC. Cioè, aveva un gioco che aveva il finale nel DLC. No, ma Steph è quello, vabbè. Perché la gente si incazzò. Rifecero il finale. Mio Dio, qui è proprio una tempesta di schiaffi. E se mi fai il finale nel DLC, hai la mamma che fa le cosacce col postino. Madonna santa, qui la smettete di spawnare? No, non hai comprato il DLC, quindi continuano a spawnare. Continuano a spawnare. Occhio, cecchi di merda. Ma dove sta? Sta sopra al... ma è sempre quello di prima, no? È sempre quello di prima. Vabbè, boh, sarà il fratello. Che cacchio, sono costruito. C'hai le pozioni? Forse sì, forse no. Forse è il caso di usarle, 12 vita. Altro mi lascia un oggetto ogni volta che cambio di livello, quindi posso avere anche 800 pozioni di livello precedente, poi me ne lascia sempre una in sopra. Questo non sono iniziamo, che è semplice. Questa cosa non si abbassa. Ma ti illude con i segreti al primo livello e poi dopo. Sono due scorciati. Ti fai i livelli, tacivo! Vedi chi non lo dice? Camera marzata. High five intercamera qua. Oh! Aspetta, ora io e te dobbiamo parlare guardando questa parte. No, io. Momento. Va bene così. Ehi, ciao Flavio, come stai? Ciao, tutto bene. Anche io. Sì, il fatto è. Cazzi, è una sega. Ma questa è solo una posizione di cecchinaggio totale. Sì, sì. Sono una posizione di cecchinaggio. Vabbè, di Dragon Ball c'è anche un discorso che devi pagare i diritti del brand. Rispetto a un Cuphead che devi solo pagare le spese di sviluppo. Evitiamo che Cuphead gli ha dato i soldi mai. Sì. Beh, quella! Cuphead e gli sviluppatori sono anche tipo ipotecati la casa per fare lo sviluppo del gioco. Questa roba indiavolata sotto lì.
Personalmente lo sanno che se no fa un brucio di culo così e quindi mettono. Ma un salvino quando l'hai fatto l'ultimo? All'inizio del livello. E perché quando giochi Discord? Sì, che dici, vabbè, arrivo in un punto in cui sto tranquillo. Invece qua sono schiaffiro davanti da 8 minuti. Punto tranquillo, qua non computa. È finito quasi quello che mi No, 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 cioè, anche qua ci sono i personaggi. Io sono per supera. Trovare un modo che possano essere o sbloccabili con il gioco o comprabili, punto. Se uno non ha ore e ore da spendere a fare tot obiettivi per sbloccare il personaggio, ci metti i soldi in più. Dici DLC sempre? No, quella cosa, scusa, sui personaggi di Xenoverse che a cui mi sono bloccato. No. Cioè questi contenuti di gioco che poi alla fine è parte del gioco. Quando sono in esclusiva per chi ci metti i soldi non mi piacciono. Anche se sono questi, diciamo, picchiaduro similari in cui hai un tot di uno slot di personaggi, un tot di personaggi li usi. Quella. Cioè. Cazzo, ma il discorso è molto semplice, ci fanno i soldi. Poi uno può scudere quanto vuoi, ma la gente continua a comprare. Quindi sì, non se ne fregano niente. Sì, allora se lo propongono. Vabbè, allora ma porca puttana, esci pure dalla finestra. Loro lo lanciano a 60 euro, quelli che vendono a 60 euro bene, poi quello che non vendono a 60 euro te lo vendono a 30 più in là, Giochi sì, no? Di contenuti di gioco. Ah no, ok, lo dicevo di contenuti. Sì, 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 cioè mi riesce, fai di e dai però! Ma che stronzo! Ma gli puoi lanciare la torcia? Ma che gli devo lanciare la torcia? Non vedi sotto, non vedi sopra, non vedi niente. Non vedi niente. Dai, che sta andando bene un po'. Dove è il sacco? Rispetto alle vigne che ho preso io. Beh, dai, c'ho chi l'ho usata la mano? Beh, bentornato Brema. Bentornato. Dispiaciuti che tu sia malato, però contenti che. Vabbè, dai, insomma, un giorno di malattia ci sta, non ti dirà niente la cura. Insomma, soprattutto quando vuoi vedere me che cristono. Il quinto livello di Heretic, non so dove minchia andare. Allora, no, qua ci sono stato, non c'è una cippalippa. Allora, vediamo un po' verso il centro. Allora, qua c'è un'altra porta gialla, che è il giorno che troverò la chiave gialla. Tutto con la chiave gialla. È un palazzo. Cero, un palazzo giallo. Ma qua sotto? Ah, qua sotto non si vede una cippa. Tranne che non vai vicino. Sembra che ci sono i sussurri del demonio. Niente, sto girando in tondo da un'ora. No, non un'ora, ma insomma. Se è lui che cerca di aprire la porta. Esatto. Sti cosi non si abbassano, quindi devo trovare il modo per salire. Vediamo un po' la mappa. Che dice la mappa? Là in fondo ci sono delle porte, ma sono occhio sopra. Ma queste sono la porta chiusa dal giallo. Posso pure ammazzarli. Stanno chiusi dentro. E GG. Infatti. Scusate un momento, epilessia parte seconda. Lì sopra ci sono i robbi da. Da dove escono gli stronzi? Merda. Bisciacco. No, perché loro non possono sparare, ma io. No! Allora, lì sono delle porte verdi, quindi non si ne parla. Ma sono d'accordo, sono dei giochi che troppo, però. Ripeto. È molto soggettivo, per quanto a noi tutti qui magari potrà piacere all'impazzire Breath of the Wild, magari... Non ma sapete che tutto. Faccio? Vabbè, questo qui... La cosa bella comunque di Heretic è che ogni episodio ha uno stile suo, quindi potrei quasi fare così, questo lo chiamiamo episodio Asd. Uno Jar Jar Binks. Ok, usciamo. Yes. Aspetta, no, devo fare new game, giustamente. E proviamo a fare questo qui, che mi ricordo era quello là molto bello con i muri blu. Quindi figo, sì. Era quello lì della demo. Mi ricominci dall'inizio ogni volta, no? Da zero. Sì, sì, ricominci da zero tutto. Quindi posso fare anche una run un po' più non rilassata. Anche perché questi sono di nuovo delle pippe. Esatto, esattamente. Poi per esempio, adesso che c'è il contenuto online, dipende quanto il gioco ha contenuto online, no? Per la longevità. Cioè, se alla fine posso giocare online, perché anche il gioco è sempre lo stesso, partite sono sempre diverse, posso giocarci anche in 10.000 ore. Ah, questo dipende molto dal tipo di gioco, no? Sì. Cioè, tipo un GTR, ma aspetta che abbia una... Sì. Cioè, se non è un MMORPG, un GTR normale, vero? Sì. Ma aspetto che abbia una trama, una storia principale che duri
di sostanza, diciamo. Che è illuso che potevi aprire tutto, invece no. No, puoi aprire tutto, però poi. Non è una speedrun. Ah, dici quanto dura la speedrun? Boh. 5 minuti, non lo so. Allora, la pista dipende dagli episodi, perché. Porca put! Giustamente non gli faccio niente di danno. Pure non io. A tirarmi? No. Inizio. Però gli episodi poi diventano più difficili. Ma chi cazzo? Mamma che stronzi. Così subito. Ehm, la speedrun del tipo di un X episodio dura quarto d'ora, 20 minuti. Cioè una speedrun normale, magari non record, quella durerà tipo un 12 minuti. Dipende comunque dagli episodi, cioè ogni episodio ovviamente fa testo a sé, anche perché non ha senso, devi passare attraverso i menu, poi magari puoi sommare i valori, insomma, secondo me te ne fai poco. Qui diventa già subito stronzo comunque, vero che... Che poi dirà le armi, le munizioni dell'arma figa. Ma 6 minuti e 9. Ecco, sopra, ecco la prima. Sì, guarda. Ma come si prende? Un sacco, guarda. C'è un sacco. Tra l'altro, questi già ti sparano da sopra e tu non prendi niente. Quindi, niente. Questo qua è proprio che devi andare dritto fino a che non trovi delle armi decenti. Ciao. Sì, vabbè. Se premi questo, mi chiude la porta alle spalle. Mi sa. Continua a darmi munizioni per armi che non ho. Fantastico. Serio, dovrei mettere il bastone. Ah, eccolo, vero. Quella, ciao. Oh, però, eh. Fa male, però. Fa male pure. Non è una volta, è un'altra. È incattividino, eh. Speedrunniamo forte qua. Mamma mia. Tosto. Ok, non era quello, questo quello che dicevo io. Vediamo un po' con gli altri. Forse era Hell's Maw. Vediamo un po'. No, questo era quello brutto, con i livelli brutti. Questo qua non mi piace. Forse era il quarto. L'ossuario. Forse. Proviamo. Qui poi, con l'avanzare dei livelli, giustamente il gioco si incazza. Ma poco poco. Non manco mori. Comunque episodi dall'1 al 3, speedrun record 22 minuti. Io combine. Beh, ma le speedrun sono quelle cose che tu le guardi e ti demoralizzi. Sì, però per questi giochi qua io le trovo molto poco divertenti, perché non vedi niente. C'è questo pazzo che va avanti. Oh, questa Bad Blue Holding. Sì. Ah, guarda qua le vetratine, che belle. Qui c'era subito una roba qui dietro. Il vecchio scudo. Lo shieldazzo. Ha sicuramente spawnato qualche entità inenarrabile. Da qualche parte invece non va così. A parte questa sambetta. Ma chi cazzo è che mi spara? C'è sempre qualcuno che ti spara. Sempre. Nella vita c'è sempre. Ma, sempre una... sì. Ma dove vai avanti adesso? Scusa. Di grazie. Mamma mia, questo è proprio un trappolone. Fatto e finito proprio. E invece no, perché non posso proprio prenderla. Mi devo sucare e zitto. Ma ci stiamo perdendo qualcosa. No, è che si deve attivare la piattaforma. Ci cadi da sopra. È un robot del genere. Ci sarebbe stato troppo lineare. Io non posso salire, però c'è questi stronzi che mi sparano in culo. Non ci vediamo. Aspetta, qui l'avevo attivato. No. Forse si è abbassata quel robo lì. Magari. Magari col cazzo. Ma col cazzo. No. Oh, ah, ma cosa arriva? Lo so. Dove si arriva? Come si arriva? Non lo so! Però mi... Madonna santa! Vabbè, ma questo come lo batti, scusa? Subito i minotarri! E la madonna, che è? Tamarrisco, che ammazza anche... ammazza tutti! E poi proviamo così, no? Un episodio. Sì. Il cazzo! C'è il mondo! Il mondo! Un guscio di culo che è un momento!
incadassato nell'angolino. Via, 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 via. Datemi delle armi, datemi delle cose, mazze sfere. Un'altra arma da mischia. Sarà un oggetto. Non hai oggetto. Non ho niente. Lesser runes. Ma forse se andavi... No, non ti faceva portare le armi da una missione all'altra? No, mi sa di no. Però perché ti mette le munizioni di armi che non esistono qua? In che senso ti mette le munizioni di armi che non esistono? Hai trovato la munizione dell'arma, quella che spari da giro. È perché tu si presuppone che abbia già giocato agli altri, quindi sai cosa sono, mi dici vabbè guarda io ti comincio a dare le munizioni per farti ingolosire, e però poi intanto... però non ti do l'arma fino a che non piangi. Ma che modo vedo la minchia si va, probabilmente ti va di qui e solo riuscissi a ingarrare il subito violenza nel labirinto della morte. Ti sparano 20 di Evo, uno di quegli Meco. Oh, attento. Sì, vabbè, ma guarda dietro che c'hai. Volevi l'arma? Veramente no, se doveva andare a finire così forse era una cosa. Madonna santa. Vabbè, questo quanto picchia male? Davvero... vabbè, uè. Picchia duro. Picchia male, devi impararlo, devi sapere esattamente cosa fare, cosa aspettarti. Ma forse devi buttargli la bomba, non lo so. Sì, sì. Scusate. No, non ti preoccupare. Dobbiamo far provare il Vittu, però. Ma Vittu... Questo qua mi dovete far provare. No, no. Mo. Il primo, dai, il primo è facile. Allora, ma dunque, che ora si è fatto? Sono 11:30. Vogliamo staccare? Tanto però lo streamiamo pure domani. Dobbiamo finirlo, però, questo. Questo dobbiamo finire. Sì, questo, proprio questo. Adesso al massimo la catena sotto è la vita. Quanto mancava a finire il primo? Beh, un paio di livelli, mi sa. Minchia, però è dura comunque. Sì, anche perché era diventato già cattivello. In effetti. Ma io a sto punto quasi quasi la chiuderei qui. La chiudiamo qui? Sì. Ma sì. Siamo stati bravi. Cioè sì, siamo stati... Facciamo così, la catena sotto esco, è quella del cesso. Vi lascio con l'interfaccia di uscita bellissima del DOS. E l'essere che non funziona. Ok, quindi facciamo così. Vi ricordo che sul vecchio 286 di mio padre aveva rimappato, cioè aveva messo i bat dentro la pat. Quindi si era fatto gli script LS che facevano. Che almeno faceva perché LS. Lui usava Unix al lavoro, quindi non era più giustamente i comandi di DOS. Va bene, amici, dunque, spero vi sia piaciuta questa serata. Continueremo comunque nel settore di Doom Clone perché sono una roba che insomma è abbastanza diciamo piena di cose da far vedere. C'è Blood, c'è Duke Nukem. Ci sono volendo i Marathon, c'è Hexen, insomma c'è veramente Rise of the Triad che è proprio, anzi io lo dicevo Rise of the Triad che ero piccolo, forse non è Triad, è Triad, vabbè, però comunque insomma c'è tantissima roba di questo settore di quest'epoca, quindi ci farebbe piacere, speriamo insomma vi sia divertiti.